Esiste un terzo uomo nel gruppo Ludwig? Sto parlando del gruppo criminale che per 8 anni, dal 1977 all'84, si è reso colpevole della morte di 15 persone. È questa l'ipotesi sulla quale lavoreremo stasera nel corso della puntata di Telefono Giallo. E lavorando su questa ipotesi, su questa possibilità, ci confronteremo anche e cercheremo di analizzare due temi inquietanti che ci vengono proposti dall'attualità dei nostri giorni, della nostra epoca, e che nell'attività del gruppo vedremo condensati e vorrei dire simboleggiati con la ghiacciante nettezza di un laboratorio. Intendo dire il tema della violenza quando è legata ad un'ideologia politica e il tema complesso, un tema complesso che sarebbe inutile, ingenuo cercare di cacciar via con un semplice anatema, che è il tema del razzismo. Ricordo che noi trasmettiamo in diretta dagli studi di Rai 3 in Roma e che questo è un programma nel quale si può intervenire. Chi vuole farlo può chiamare il numero di Roma, prefisso 06, 8262. Prima di parlare di Ludwig devo ricordare ai telespettatori che la puntata di venerdì scorso, quella dedicata alla tragedia di Ustica, abbattimento di un 19 nel giugno del 1980, si è chiusa con una telefonata grave che ha rivelato un dettaglio inedito che apre uno squarcio. Un anonimo interlocutore che ha detto di essere un aviere in servizio nella notte del giugno 1980 al radar della difesa aerea di Marsala ha detto di avere ricevuto ordine dal suo superiore diretto, un maresciallo, di ignorare quello che il radar aveva registrato nei minuti che accompagnano la sciagura aerea, di ignorare e di rimuoverlo. Se quella telefonata risultasse vera, perché questo al momento non è ancora certo e voglio sottolinearlo, se quella telefonata risultasse vera aprirebbe uno squarcio inedito in indagini che si sono trascinate senza troppa voglia e con nessuna celerità nel corso di 8 anni. I giornali, i media hanno dato un grande risalto, vorrei ricordarne qui soltanto alcuni, a quella trasmissione di Telefono Giallo e a quella telefonata. Questo che vi sto mostrando è il titolo del Corriere della Sera, questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero e questa è la pagina che il quotidiano La Repubblica ha dedicato al programma di cui sto parlando. Una titolazione vistosa, come vedete, forte, insistita, che conferma il fatto che i giornali interpreti della pubblica opinione hanno sottolineato l'ansia che su quella tragedia finalmente compaia da parte di chi deve darla una parola di attendibile verità. Abbiamo anche ricevuto una lettera anonima anche questa, ma nella quale vibra un accento sincero. Una signora che non si firma, ma poi vedrete perché vale la pena di leggerla, anzi lo vedremo immediatamente, dice che in una notte d'agosto dette passaggio giù in Sicilia tornando da una gita a Favignana, la signora che ha mandato la lettera ha già riconosciuto la sua missiva, a un giovane militare di leva. Ricorda un colloquio che ha attinenza con la tragedia di Ustica e chiude dicendo: non firmo questa lettera perché ancora non so a distanza di anni se questa rivelazione può avere una qualche importanza, se così fosse fate in un accenno in trasmissione che mi metterò in contatto con voi. Signora, quello che lei dice ha senz'altro importanza, lei può mettersi in contatto con noi, il centralino della RAI è su tutti gli elenchi del telefono, è inutile che glielo ricordi, non le consiglio di telefonare stasera, telefoni a me in redazione nei giorni della settimana prossima. Quello che posso garantirle è anche un mio dovere professionale e l'assoluta riservatezza, ma più ancora, devo dire la verità, le consiglierei di mettersi in contatto con il magistrato di Marsala che ha ordinato il sequestro del programma della trasmissione di Telefono Giallo di venerdì scorso, sequestro a puro fine di accertamento e che sembra con questo provvedimento aver voluto, per così dire, aprire un altro centro di indagine oltre quello dell'ufficio istruzione di Roma che si occupa da tempo di questo fatto, un altro centro di indagine sulla tragedia. Lei può scegliere quello che vuole fare, ma le consiglio di farlo. Questa infine è l'ultima cosa che vorrei mostrarvi, è la pagina dell'Arena di Verona che mercoledì ha dedicato, la firma del collega Gianni Cantù, ha dedicato invece al programma di questa sera di Telefono Giallo.
appunto il mistero di Ludwig. Vorrei ricordare che su questo mistero due persone sono state già arrestate e anzi condannate in primo grado. Si chiamano una Wolfgang Abel, un tedesco, anzi per l'esattezza un bavarese, e l'altro italiano Marco Furlan. Hanno avuto in primo grado in Corte d'Assise una condanna a 30 anni. Il processo di secondo grado, Corte d'Assise d'Appello, è appena cominciato. Noi non interferiremo con questo processo, questa è una nostra linea che gli spettatori hanno capito e che spero condividano, né vogliamo dire, ipotizzando l'esistenza di un terzo uomo, che questi primi due siano loro gli autori del fatto. Sotto due imputati, a norma della Costituzione, restano imputati fino a sentenza definitiva. Vorrei però cominciare a mostrarvi il teatro delle azioni di Ludwig, quei 15 omicidi che ho ricordato all'inizio e che avvengono nel corso di 8 anni. Guardiamo dove sono avvenuti perché la localizzazione è molto, in questo caso, molto importante. I primi due omicidi avvengono a Verona, poi uno a Padova, uno a Venezia, 3 a Vicenza, 1 a Trento, 6 una strage a Milano, e uno fuori d'Italia, a Monaco di Baviera. C'è anche un ultimo atto criminoso che fortunatamente non viene portato a termine, il cui teatro doveva essere il piccolo centro di Castiglione delle Stiviere, qui a sud del lago di Garda. È in studio con noi questa sera il collega Andrea Barberi. Buonasera Barberi. Direttore di Brescia Oggi e di Bergamo Oggi, che molti telespettatori già conoscono per essere stato lui qui con noi in altre occasioni. Barberi ci ha aiutato a mettere ordine, a fare per così dire l'istruttoria di questo programma, a mettere ordine nei fatti che sono molti, complessi e nella loro tenebrosità vanno seguiti per quello che dicono e per quello che possono simboleggiare. Vorrei cominciare dall'inizio. Vorrei cominciare ricordando il primo omicidio, quello di un nomade di 33 anni, Guerrino Spinelli, che viene ucciso nel modo che ora vedrete, in una notte che stava per finire, poco prima dell'alba, la notte del 25 agosto 1977. Il nostro regista Fiore De Rienzo ha ricostruito quell'episodio sulla base di testimonianze dirette. Ecco. Thank you.
Allora, mentre io ero a letto, sento una donna gridare, che urla. E vedo la finestra tutta rossa. Dico, ma hanno incendiato la casa. Apro la finestra e vedo l'auto con le fiamme incendiata. Bene. E dopo io sono corso a prendere la gomma, mi sono messo a finestra per spegnere l'incendio nella rete divisoria, che c'era quest'auto con le fiamme. E dopo è arrivato i pompieri, in 2-3 minuti hanno spento l'incendio. Avevo già fatto conoscenza con loro, sì, era un bel pezzettino che si mettevano lungo la strada per dormire lì. E avevano una piccola carovanetta. E di là c'era una carovanetta che la donna che gridava era la moglie di questo tizio. E dopo 20 giorni mi hanno detto che questo qua è morto all'ospedale. Questa dunque la testimonianza e la ricostruzione fatta dalla redazione e da Fiore De Rienzo. L'avvocato Guariente Guarienti, che è qui seduto accanto a me, ha rappresentato nel primo grado del giudizio due delle parti civili. Sì. Buonasera, buonasera, avvocato. Noi abbiamo visto questa ricostruzione nella quale gli omicidi usano un'arma incendiaria precisa. Io credo che quell'indizio sia venuto fuori anche nella inchiesta reale. Ci vuole raccontare come? Sì, nell'inchiesta reale è risultato che era stato usato sicuramente un fiasco, perché i carabinieri l'hanno trovato immediatamente nel primo sopralluogo, però di questo fiasco non se n'è parlato, nel senso che ci si riferiva a bottiglie Molotov. Ecco, i giornali riferivano genericamente bottiglie Molotov. Bottiglia o bottiglie Molotov. Bottiglia Molotov. Invece quell'arma veramente usata era un fiasco. Sì. Perché è importante questo? È importante perché la rivendicazione fatta da Ludwig si riferiva come punto, come prova della veridicità a dei fiaschi. Parlava espressamente di 4 fiaschi, 2 usati all'interno, gettati all'interno della macchina, e 2 all'esterno. Però di fiaschi ne è stato trovato uno solo, in realtà. Questa rivendicazione avvenne molto tempo dopo il fatto. Circa 3 anni dopo. Circa 3 anni dopo. Io vorrei che adesso noi rivedessimo insieme, avvocato, un piccolo pezzo, una piccola sequenza del film che abbiamo appena visto, perché vorrei attirare la sua attenzione su un dettaglio di questa ricostruzione. Posso pregare la regia di rimandare la scena delle ombre? Ecco, questa scena delle ombre è importante perché fu la stessa vittima durante i giorni della sua agonia, il povero Spinelli morì in ospedale dopo una lunga agonia, a riferire alla moglie e a Filomena Spinelli, sua figlia, che a provocare l'incendio erano stati 3 uomini. Sì. Lei aveva... Sì, verissimo. Dunque, lo Spinelli morì dopo 7 giorni. La vedova, quando venne interrogata, se non ricordo male, anche in corte d'assise, si riferì ad un discorso fatto dal marito, 3 persone mascherate. 3 persone mascherate. E il marito lo stesso discorso lo aveva riferito alla figlia. Dunque, fin dal primo delitto, l'ipotesi che gli assassini fossero 3 comincia a balenare, comincia a avere una certa concretezza. Ecco, sulla concretezza io ho sempre avuto delle grosse riserve. È un'ipotesi. Dettate da che le riserve? Dal fatto che i 3 vengono fuori soprattutto da testimonianze, da alcune testimonianze che la Corte d'Assise ha disatteso, avvenute quasi sempre a distanza di parecchio tempo dai fatti. Cioè, dei testi che riferiscono, è un processo estremamente complesso questo, che riferiscono di aver visto 2 ragazzi, 3 ragazzi, spesso descritti con caratteristiche molto diverse da quelli che sono poi risultati essere imputati del processo. Ho capito. Io diffido. Barberi, lei sull'ipotesi dei 3 fin dal primo delitto? Ma in alcuni delitti secondo me sono 3. In altri no, sono 2. Decisamente ci sono alcuni dei delitti nei quali le persone sono 2. Altri casi come questo, ecco, non capisco come si faccia a non credere a queste 2 donne. Io vorrei che prima torneremo a lungo su questa cosa che è una delle spine portanti del programma nostro di stasera, vorrei che lei, Barberi, ci dicesse Ludwig, intanto, questa sigla tedesca, germanizzante, da dove viene? Che vuol dire? È uno dei misteri di questo caso, indubbiamente. Tutti i magistrati che hanno affrontato il caso hanno tentato di capire che cosa significa Ludwig. Hanno esaminato opere letterarie, sono entrati nella storia,
fra i santi, nella musica, nel cinema. Per esempio nel cinema c'è il film di Visconti, Ludwig, si è pensato anche che l'idea potesse essere nata da questo Ludwig film. Ludwig si riferisce al re Luigi II di Baviera, il re pazzo protettore di Wagner. Uno scrittore tedesco di questo secolo, Otto Ludwig, ha scritto un'opera, I Maccabei. Sono sacerdoti ebrei i quali ordinano l'uccisione di prostitute, di omosessuali e di sacerdoti infedeli, diciamo così. Ecco, si è pensato anche che potesse nascere da questo. Oltretutto, Maccabei significa martello. Siccome il martello viene molto usato in questi delitti, un questo certo accostamento c'è. Un altro aggancio. Un'altra ancora, l'opera di Ignazio Silone, L'avventura di un povero cristiano. C'è un frate Ludovico, Bruder Ludwig, in tedesco. Fra l'altro questo libro viene trovato nell'edizione tedesca in casa di uno dei due imputati, evidentemente dell'imputato tedesco. Ah, bello. Vorrei che adesso lei ricordasse, Barberi, per cortesia, quali altri delitti e a danno di quali vittime vengono compiuti dopo il primo che abbiamo appena visto ricostruito. Si arriva a 15, comunque quelli immediatamente successivi. Sì. Al primo sono quelli di Luciano Stefanato, che è un cameriere omosessuale di 44 anni. Questo viene trovato nella propria macchina con un coltello infisso nel collo e uno nel fondoschiena, oltre ad altre coltellate. Si trattava di un omosessuale? Si trattava di un omosessuale, un cameriere di Padova. C'è poi l'omicidio di Claudio Sala, questo è un tossicodipendente di 22 anni. Claudio Costa. L'omicidio che avviene in Corso Canale a Venezia. Costa. Claudio Costa. Claudio Costa. Non Sala. Claudio sì, Costa. Un piccolo lapsus. E ferite al torace, alla schiena, alla testa, ugualmente accoltellate. Maria Alice Baretta è una prostituta di oltre 55 anni che viene uccisa a Vicenza a colpi di scure, massacrata addirittura. Grazie, grazie Barberi. Stiamo parlando dunque le vittime di questi primi delitti, un nomade, un omosessuale, un drogato, un tossicodipendente, una prostituta. Quasi una campionatura di quella emarginazione, di quegli emarginati che sono una delle caratteristiche dolenti della nostra società. E per ogni delitto una rivendicazione. Prima o poi arriva la rivendicazione, puntuale, dettagliata, con elementi precisi, come ricordava anche l'avvocato Guarienti, che possano far riconoscere la paternità del crimine, e soprattutto una rivendicazione scritta in un modo che vorrei che vi venisse mostrato. Ecco, una rivendicazione che comincia con questo sinistro, l'aquila nazista che stringe tra gli artigli la svastica, la croce uncinata, e l'intestazione Ludwig, e sotto, alla fine della rivendicazione, quel motto che le SS avevano inciso sulla fibbia del cinturone, che in questo caso suona blasfemo: Gott mit uns, Dio è con noi. Di quale Dio si tratti, solo la mente stravolta di un pazzo forse ci potrebbe spiegare. Dopo i delitti che ha ricordato Barberi, ne avviene un altro. Il 20 luglio, una data della quale poi parleremo per la sua importanza di riferimento e simbolica, il 20 luglio dell'82, due frati della comunità di Monteberico vengono assassinati in modo barbaro, come vediamo adesso in questa ricostruzione basata sulla deposizione di un loro confratello. Vediamola insieme. C'è l'abitudine, quando termina cena e anche pranzo, anche cena, che ognuno prende piatti, forchette e le porta nel carrello. Poi
uno prende il carrello e lo porta in cucina. E dopo ognuno insomma, è libero. Gli anziani di solito camminano attorno al piazzale della chiesa. E così. I più giovani vanno a giocare le bocce. E chi vuole va a camminare. E specialmente questi sono i fratelli che durante la giornata sono sempre in casa. O seduti per esempio dove raccolgono le messe, oppure in sacrestia, se che desiderano muoversi. E questi sono i tre fratelli che soliti che alla sera si muovevano perché vogliono un pochettino, avevano bisogno di movimento, di aria. E quella sera invece uscirono due solo, perché il terzo era stanco, anche perché ha un po' mal di cuore, quindi lui risente subito la fatica un po' superiore dell'ordinario. È rimasto in casa. E andarono di solito passeggiata, avevano tre direzioni, o fino al museo, oppure su Viale Cialdini, o giù per i portici. Insomma, non c'è nessuna meta fissa, ma solamente si muovevano con libertà. E quella sera andarono su. Improvvisamente abbiamo trovato questi due, intanto erano due figure nere intanto, perché non si sapeva se erano frati o cosa. E scese l'automobile e siamo trovati proprio di fronte, uno l'ho conosciuto subito perché era supino, quindi l'ho conosciuto, e l'altro invece meno perché era giù con la faccia per terra, era ancora vivo questo, rontolava proprio, e allora ho visto che era l'altro fra Gabriele. Ecco, sono andato lì. Dopo la prima impressione, un po', che siamo rimasti anche senza parole per un attimo, e disse, io vado a avvertire la polizia, questo, l'altro, il padre Pendin. Io ti aspetto, dico. Per quel momento, senza nessuna paura. Dopo, quando un po', dopo 5 minuti, 6-7 minuti, ho cominciato ad aver paura anche. Oltre a questo, trovarmi lì vicino a questi due, uno morto e l'altro con la faccia a terra proprio che rontolava giù, con tutto questo sangue, tutta questa cosa, c'era il sangue di uno che si univa al sangue dell'altro, era proprio una cosa spaventosa.
la faccia di Fra Giuseppe che era supino, così, e ho guardato bene, sembrava che piangesse ancora, aveva la bocca così, infatti quasi di dolore. Di solito quando si muore si dice che si ritorna tutti quanti, invece lui è rimasto proprio con la faccia proprio ancora dolorante proprio, e aveva negli occhi, aveva ancora le lacrime negli occhi, perché proprio io mi sono abbassato, guardato un po', per vedere un po' se toccandolo, se era un po', se aveva, se dava segno di vita, e mi dice proprio. Tre dovevano essere i frati che quella sera, come ogni sera, dovevano uscire dal convento per la loro passeggiata serotina. Invece furono due per un semplice accidente, e tre erano le armi pronte, due martelli e un'accetta, quest'ultima non venne usata. Un'altra piccola tessera si aggiunge all'ipotesi che tre dovessero essere le vittime. In relazione comunque a questo duplice omicidio, esiste una testimone che dice di aver visto tre figure un'ora prima circa che il fatto avvenisse, con delle borse di plastica simili a quelle che poi vennero effettivamente ritrovate. La testimone dice di aver riconosciuto in uno di questi tre un giovane che precedentemente aveva compiuto un atto volgare e offensivo, sul quale non vale la pena di dilungarsi, nel suo locale. Abbiamo raccolto anche noi la sua testimonianza. Ve la proponiamo, abbiamo alterato e nascosto i suoi lineamenti per ragioni di sicurezza. Ascoltiamola insieme. Signora, lei ha chiesto di non essere ripresa in volto perché vuole evitare ulteriori fastidi. Sembra che lei, per aver creduto di fare il suo dovere di cittadina, poi ha avuto fastidi che le pesano ancora. Sì. Ci vuole raccontare l'episodio? Allora, era di martedì, un martedì di luglio, era il tardo pomeriggio, verso le 7 di sera, e con mio marito e la mia bambina siamo saliti alla chiesa di Montebelico e ci siamo fermati una decina di minuti in chiesa. Qui sono rimasta sola perché la bambina faceva dei capricci e mio marito l'ha portata fuori, e quando sono uscita a cercarli, sono uscita dal lato proprio dove c'erano questi tre ragazzi che io ho notato, i quali erano appoggiati al parapetto che c'è lungo la strada, avevano delle borse di plastica marroni con delle scritte e erano appoggiati a questo parapetto, scherzavano fra di loro, uno era seduto e guardava la chiesa, diciamo, e niente, mi sono fermata perché mi hanno un po' colpito il loro modo di vestire, il loro modo di fare, e mi sembrava di aver riconosciuto uno di loro, un giovanotto che giorni prima nel mio locale aveva fatto un atto un po' particolare. Poi sono rimasta ad osservarli 5 minuti, non di più. Ho rifatto il giro della chiesa dall'esterno questa volta, e dove ho trovato mio marito che già mi aspettava nella macchina, sono salita e abbiamo ripercorso la strada in senso contrario. Qui diciamo che abbiamo fatto la strada piano proprio per vedere di notare qualcosa di più di questi ragazzi, perché sinceramente mi avevano dimostrato delle facce un po'... quelle facce un po' ambigue, un po' strane, che ti danno da pensare anche solo a vederli da lontano. E non li ho visti più perché evidentemente loro già avevano preso la stradina e noi, quando siamo passati in macchina, non abbiamo notato. Che età avevano approssimativamente? Beh, andavano dai 18 al massimo ai 22 anni, 25 proprio, ma non avevano 25 anni, molto giovani. Lei come ha poi associato? Beh, ho associato il fatto perché l'indomani mattina sul giornale di Vicenza ho letto appunto l'articolo di questo fatto accaduto, che avevano trovato queste borse abbandonate, questi sacchetti
che io poi ho riconosciuto quando sono andata in questura. E allora ho telefonato di mia spontanea volontà, perché ritenevo giusto di poter dire quel poco che io avevo visto, che in effetti è stato poco. Uccidere due frati di una comunità religiosa. Una spiegazione che sarà data e che nella logica stravolta di questo gruppo omicida può risultare attendibile è che quei due frati simboleggiassero agli occhi degli assassini quella chiesa lassista troppo incline e troppo disposta al perdono rispetto ai mali e ai peccati del mondo. Una chiesa che è quasi diventata, per il fatto di troppo comprenderli, partecipe degli stessi vizi che invece dovrebbe condannare. Questo sempre secondo la logica di un gruppo come quello che stiamo conoscendo e descrivendo. Ricordo agli spettatori che trasmettiamo in diretta da Roma, dagli studi di Rai 3, e che chi vuole intervenire in questo programma può farlo chiamando con il prefisso 06 il numero 8262, che adesso compare in sovraimpressione. Questo che vedete accanto a me è il possibile identikit del terzo uomo, chiamiamolo così. Un terzo uomo, un ritratto che è stato ricostruito sulla base di testimonianze dalle quali è passato un certo tempo e che comunque può avere un certo valore indicativo ed è la ragione per la quale ve lo mostriamo. Mentre andava in onda il filmato ci ha raggiunto in studio il professor Sabino Acquaviva, buonasera, professore a Padova, che ringraziamo di essere venuto. Lei è intervenuto più volte, professor Acquaviva, ed è molto noto proprio a proposito dei temi della violenza e per di più vive e insegna in una città che della violenza politica, negli ultimi anni è stata teatro, Padova. Lei come lo spiega il fatto che questa piccola città gentile nel Veneto, gentilissimo, sia accaduto tutto questo? Ci sono diverse ragioni. C'è una violenza, diciamo così, di fondo, che è dovuta più in generale al fatto che il Veneto è una regione che era profondamente agricola e che in pochi anni si è trasformata fino a diventare una delle regioni più industrializzate d'Italia. Questo ha messo in crisi valori, tradizioni, abitudini. Questo è una parte del discorso. Poi, se invece vogliamo scendere a questo tipo di violenza, di questi giovani che in fondo sembrerebbero radicati nel Veneto, allora qui ci sono diversi fattori che giocano. Uno dei fattori probabilmente è di carattere prevalentemente storico, cioè non dimentichiamo che il Veneto ha visto la fine della Repubblica di Salò e ha visto la fine di una certa cultura fascista antica in cui il terrorismo, in cui il razzismo e la violenza politica avevano uno spazio consistente, anche perché erano vissuti durante la guerra. La loro fine ha fatto sì che rimanesse un filo nero, diciamo così, che si è trascinato negli anni, da cui sono emersi alcuni fenomeni politici che noi conosciamo. Però, scusi se la interrompo, non ricordi quello che stava per dire, no? Mi interessava che a me e credo anche agli spettatori il fatto che a Padova, curiosamente, nascono proprio gli opposti estremismi, nasce sia l'estremismo violento di destra che l'estremismo violento di sinistra. Sì, ma io non credo che la matrice sia la stessa. No. Cioè, mentre l'estremismo violento di sinistra è legato appunto a questa trasformazione sociale profonda. Quindi è rapida. È rapida, quindi è un fenomeno abbastanza diffuso, non direi di massa, ma consistente, che è legato al mutamento negli strati sociali, allo sviluppo di una classe operaia nuova che veniva dagli ambienti contadini, la perdita in parte da parte della Chiesa del controllo della cultura della regione e quindi la disponibilità di masse di giovani, perché non dimentichiamo che nel Veneto la crisi della Chiesa non si è accompagnata a una crescita delle forze della sinistra istituzionale, che sono sempre state deboli. Quindi i giovani che non erano più controllabili dalle strutture religiose diventavano disponibili per qualsiasi esperienza. Questo è un fenomeno unico, perché per esempio in Emilia o in Lombardia c'era una sinistra forte, ecco, che recuperava. Proprio a proposito dell'Emilia vorrei mostrare questa puntata di un'inchiesta comparsa di recente su Corriere della Sera, nella quale Dragosei, tra l'altro, interviene anche lei in questa inchiesta, descrivendo un fenomeno che sembra uguale, che invece lei dice uguale non è. No, assolutamente non è uguale, perché il terrorismo di 10-15 anni fa
aveva una base sociale consistente, cioè era l'espressione di una cultura che era nata molto prima e che era ancora viva nella società italiana. Invece questo terrorismo, sia di destra che di sinistra, è un fenomeno che riguarda pochi gruppi e che è esterno a questa cultura. Un'ultima cosa in questa prima fase, poi torneremo a parlare di questo argomento. Secondo lei il fatto che un piccolo gruppo di forsennati che si firma Ludwig compia tutti questi omicidi, abbiamo visto su che povere vittime, si può collegare al fenomeno della violenza a Padova? In che modo? Secondo me è molto alla lontana. Cioè la violenza politica, quando diventa un fenomeno di poche persone, ha delle origini storiche in genere, cioè di fatti accaduti prima, e qui c'è dietro, come ho detto, i problemi della Repubblica Sociale, dei residui della lotta armata dopo al periodo della Resistenza. Poi c'è un filone di cultura ideologica violenta che sopravvive per ragioni storiche, e poi ci sono dei fenomeni patologici, cioè in genere sono persone che psicologicamente vengono definite borderline, quindi con dei caratteri limite, diciamo. È la combinazione di questi fattori che diventa in alcuni casi una miscela esplosiva. Grazie, professor Acquaviva. Torneremo a parlare di questo. Vorrei che adesso però vedessimo un altro filmato. È un filmato particolare, ve lo dico subito. È il racconto confessione di un anziano sacerdote che si chiama Padre Pelz, il quale ricostruisce a suo modo, in una maniera molto particolare e toccante, intanto le circostanze di un altro fatto di sangue avvenuto, questo non più nel Veneto di cui abbiamo parlato, ma appena più su, a Trento. È avvenuto esattamente il giorno 26 febbraio 1983. Nella seconda parte del suo racconto, Padre Pelz racconta un altro fatto, ricostruisce un altro fatto, un curiosissimo episodio che accadde a lui personalmente un anno dopo i fatti con i quali comincia. Ascoltiamo questi due racconti. Padre Pelz, Guido, rettore della chiesa del suffragio, in questo modo che ricorda il mio predecessore, padre Bison Armando, che è stato aggredito il 26 febbraio 1983. Lui non si è reso conto neppure subito di essere stato, difatti, e dice, ma qui sono caduto, mi sono fatto male perché avevo ricevuto 6 colpi sulla nuca e dopo gli era stato impiantato uno scalpello. Sormontato da una croce nel cranio, stavano per conficcandolo del tutto quando sono stati disturbati da un altro che proveniva verso di loro e non hanno voluto essere sorpresi in quell'atto e l'hanno abbandonato di sulla strada e sono scappati. Esattamente il 25 febbraio 1984
esattamente un anno dopo l'aggressione avvenuta, avevo celebrato la Santa Messa nel suffragio, ricordando quel tragico fatto, in mezzo anche alla commozione dei fedeli. Terminata la celebrazione della Messa, verso le 5:15, era tutto dopo pomeriggio, era tutto finito e io mi sono ritirato e ho tolto i paramenti mentre la sacrestana, eccetera, gli altri preparavano la chiesa. E la gente è uscita tutta, numeroso era stato l'intervento della gente in quella occasione. La chiesa era deserta e io avevo già sistemato tutte le cose in modo da poter partire e chiudere la chiesa, perché ormai non aveva più scopo di fermarmi, già che dovevo recarmi al mio convento subito dopo. Ed ecco che io esco dalla chiesa, dalla sacrestia, e mi vedo davanti, lì di fronte, quando sono per spegnere le luci, due giovani seduti sul primo banco, ma in un modo un po' strano, non seduti così semplicemente, stretti l'uno all'altro, come quasi in procinto che uno volesse muoversi o saltar dentro, così, in questo un atteggiamento un po' sospetto. E li affronto così. Non ho detto niente, soltanto mi aspettavo qualche cosa da loro. Ho visto subito che uno si mette con la testa piuttosto abbassata sul banco, le mani sulla faccia per non farsi riconoscere. Questo mi ha un po' sospettito, anche perché era logico il ricordo proprio dell'anniversario. L'altro mi guarda, si alza in piedi, mi fissa in volto, si siede di nuovo, bisbiglia una parola, non so che cosa abbia detto all'altro, si alza e mi domanda, con un accento straniero che subito ho individuato, perché sono stato tanti anni all'estero, in Austria, allora mi domanda, chiede subito la chiesa? Io, senza neanche aspettare un istante, subito, subito, non ho tempo, andatemene. Subito. Rimane un po' perplesso, mi guarda ancora, si siede, poi si alza ancora, mi guarda. Allora si è voltato verso il suo compagno e ha detto Gema. Questa espressione in dialetto tedesco, che vuol dire andiamo, mi ha molto impressionato subito e mi ha confermato che si tratta di un tedesco. Andato a casa, con molta esitazione, dopo un'ora e mezzo di girovagare, per paura, temendo magari di essere pedinato, subito mi fu informato il maresciallo dei carabinieri, che aveva sempre sollecitato di tenerlo informato se ci fossero delle novità sui fatti di Padre Bisogno.
venne qualche giorno dopo e feci una deposizione. Come ho descritto prima. A termine della deposizione mi offrì delle fotografie. Guardi qui se c'è qualcuno che forse può riconoscere. Mi presentò da prima 3 fotografie, dopo un momento, guardai, questa sicuramente. E potevo domandare, è forse il tedesco o questo? Ho domandato. E lui dice, sì, era proprio Abel. Questo racconto di padre Pels racchiude un elemento che conforta ancora l'ipotesi che esista una terza persona, almeno una terza persona nel gruppo Ludwig. Infatti, dei 2 giovani che gli si presentano un anno dopo la morte di padre Bisogno in chiesa e che si parlano tra loro, i 2 si parlano in tedesco. Ora, siccome noi sappiamo che uno dei 2 attuali imputati è italiano e l'altro è tedesco, è evidente che se i 2 parlano in tedesco tra di loro, anche questo altro doveva essere tedesco e non la persona che conosciamo. Ci sono ora in studio il professor Garavaglia. Buonasera professore, criminologo e psichiatra che gli ascoltatori conoscono per essere stato con noi varie volte e averci illuminato con il suo parere. Vorremmo professore che lei ci illuminasse anche su questo caso. Una serie di omicidi di questo tipo, che identikit psicologico dettano alla sua esperienza specifica nella criminologia? A tutta prima, supponendo che gli autori o l'autore siano lo stesso per tutta questa serie di omicidi e questo stesso o questi stessi autori abbiano pubblicizzato o tentato di pubblicizzare ed ideologizzare i loro comportamenti, visto dal di fuori senza conoscere i protagonisti, la diagnosi che porta a fare è sono spinti da un modo di essere paranoicale queste persone o queste persone. Cioè appare dal di fuori, visto dal di fuori, un reato che non conduce a nessun beneficio sul piano concreto per chi lo fa, se non quello di soddisfare delle proprie istanze ideologiche, sia pure paradossalmente ideologiche, è un comportamento che si suol definire paranoicale. Dove appunto i delitti dell'ideologia sono spesso così, non portano certo nessun beneficio. Esatto. C'è sempre un fondo appunto di idea, un fondo di qualche cosa che è un pensiero, che è una motivazione emozionale, che è un bisogno comunque psichico, quindi che è accanto a quello che è il nostro modo normale, paranus direbbero i greci, no? Paranoico, cioè accanto al nostro modo, ed è soddisfa quindi un modo di essere nel mondo di queste persone, paranoicale. Professor Garavaglia, allargo la domanda, lei definirebbe paranoicale ogni delitto di tipo terroristico? Certamente, ripeto, visto dal di fuori, ogni atto perché delittuoso, dice, perché dice visto, dal visto di al di fuori, cioè visto sul piano obiettivo, poi quando si conosce il soggetto le cose possono mutare molto. Visto dal di fuori e statisticamente parlando e stante le connotazioni di un comportamento che per noi è afinalistico. Cioè senza scopo. Senza scopo, per noi, per la nostra logica. Abbiamo già parlato un'altra volta di questo, ma per una logica di queste persone, allora diciamo, è una motivazione tipo paranoicale, cioè accanto al nostro modo di pensare. Ciò non toglie che quando noi conosciamo poi la gente, magari invece vediamo che le motivazioni sono diverse. Grazie professor Garavaglia, torneremo anche su questo tema. Il collega Gianni Cantù, buonasera Cantù, dell'Arena di Verona. Vorrei che Cantù ci raccontasse, avendone riferito come cronista, ci raccontasse un altro episodio. Quello svoltosi in quella ridotta, in quel fortino austriaco abbandonato e che vide anche lì una vittima. Come andarono i fatti? Era la vigilia del 24 maggio 1981. 24 maggio
era una domenica, e era in programma la Dunata Nazionale degli Alpini. Di notte ci fu un incendio nella, noi la chiamiamo Casamatta, era una postazione d'artiglieria austriaca a difesa dell'Adige, a difesa della città. Un incendio in cui furono ustionati tre ragazzi, uno dei quali morì ed era uno studente torinese, Luca Martinotti, di 18 anni. Un altro si salvò, morì poi in un incidente stradale 6 mesi dopo. Non, a proposito di questo delitto, io per caso ebbi l'occasione di polemizzare con Ludwig. In che senso? Ci sono delle rivendicazioni, vedo qui, sì, a proposito di quel rogo di San Giorgio, come lo chiamai io, sul mio giornale, e il nome venne mutuato da Ludwig, il rogo di San Giorgio. Questa è la rivendicazione. Questa è la rivendicazione, però è la rivendicazione dei frati di Monteberico. Sì, esatto. Nella quale si fa riferimento a posteriori al delitto di San Giorgio. Sì. Ora trassi il convincimento che chi aveva mandato quel messaggio doveva essere di Verona, perché aveva letto certe cose in polemica con me, aveva fatto questo messaggio. Sì. E poi ancora in polemica col mio giornale fece quel secondo messaggio nel quale si diceva che erano state lasciate delle cose. Come finì la polemica? Questa circostanza non trovò riscontro. Non trovò riscontro. Finì con un niente di fatto, perché ci furono due diversi processi che non riguardano Lutti. Sì. Finiti con nulla di fatto perché ci furono da una parte delle assoluzioni o con formula piena, ampia, oppure con formula dubitativa. Un altro processo finì anche con nulla di fatto perché il responsabile venne dichiarato non punibile per totale infermità di mente. Grazie Cantù. Prima. Vorrei ora che noi accogliessimo in studio e sentissimo il parere del professor. Buonasera professore, Gian Enrico Rusconi, si accomodi pure su quella sedia. Dopo questa telefonata, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Senta, io sono il magistrato che ha presieduto la Corte d'Assisi di Verona. Ah, buonasera dottore. Buonasera. Sono il dottor Railone, il giornalista Gaddu che è vicino a lei si ricorda di me. Dunque, volevo precisare qualcosa in relazione alla deposizione di padre Pers. Scusi, non ho capito, in relazione? Alla deposizione di padre Pers, credo Pels, si chiama. Sì, ecco. Esatto. Quando il sacerdote ha parlato dell'accento chiaramente tedesco di colui che si è rivolto, credo che abbia detto una cosa inesatta e che non conferma che si potesse trattare dell'Abel che poi afferma di aver conosciuto. Perché l'Abel, come pensa il giornalista Cantù, e come è risultato dal processo, aveva studiato in Italia e parlava l'italiano perfettamente, senza accento. D'altra parte, se quello vicino fosse stato l'imputato italiano, andava frequentemente in Germania e quindi parlava il tedesco. Quindi c'è qualche cosa che non convince. Dottore, è esattamente il rovescio del ragionamento che abbiamo fatto noi e dunque ne è, per così dire, l'omologo. Sì. Qualche risposta, anche se evidentemente non conclusiva, non definitiva, a qualcuno degli interrogativi che lei sta ponendo in questa trasmissione, che sì, è veramente interessante. Lei la può, qualche risposta la può trovare nella motivazione della sentenza della Corte d'Assisi di primo grado. Non è che costituisca una verità, ma c'è qualche risposta. Grazie dell'indicazione, grazie per aver chiamato. No, questa la cercheremo nel corso, certo, dell'intervallo, perché adesso abbiamo ricevuto, grazie molte, il professor Rusconi, che insegna a Torino scienze politiche, al quale vorrei rivolgere una domanda. Questo gruppo sfiora continuamente e si produce in una serie di omicidi che sono riconducibili alla larga, alla matrice razzistica.
Lei a che tipo di cultura fa risalire questa ideologia? In base a quello che si legge qua, evidentemente loro stessi fanno riferimento al nazismo, con affermazioni abbastanza brutali, allucinanti. Però guardandolo bene, questo testo dimostra anche che sono dei pezzi, dei frammenti disorganici, cioè non vedrei un nesso diretto fra quello che fu la dottrina razzista, chiamiamola tradizionale in tutti i suoi aspetti, e questi frammenti di queste persone. Cioè occorre distinguere il razzismo nella sua matrice anche culturale, sia pure tragica, che ha avuto la sua grande espressione negli anni 30 e 40 con un consenso culturale enorme, e questi frammenti che potrebbero essere tutti arbitrari. Pronto? Pronto? Sì. Sono una signora che ha telefonato per il caso dello Spinelli che è morto a Verona. Sì, signora. Ha presente? Certo. Quello che è mandato il filmato in prima serata. È quello che abbiamo, con il quale abbiamo aperto questa trasmissione, sì, perché esatto. Il primo delitto del gruppo Ludwig. Esatto. E me mi è capitato, è successo che alla moglie dello Spinelli, circa 15-20 giorni fa, gli è stata bruciata la roulotte nello stesso identico sistema come è stato assassinato il marito, praticamente, con una bottiglia Molotov. Dove, signora? Dove è successo questo? È successo nelle vicinanze di Bologna. Ah, lei Cantù lo sapeva? Prego? Non lo sapeva. No, no, chiedevo al collega Cantù, che dell'Arena di Verona, se sapeva questo fatto. Ma è uscito sui giornali, per così no, dire? No, non credo, perché io l'ho saputo proprio casualmente e ho sentito la signora che, poveretta, nella sua disperazione diceva: mi vogliono ammazzare perché non parli sull'uccisione di mio marito che è morto, che l'hanno ammazzato tanti anni fa a Verona, eccetera, eccetera. Prego. Interessante questo discorso. Sì, è molto interessante, no, anzi più che interessante. Poi le spiego perché. No, lo spieghi subito. Lo spieghiamo subito? Sì, brevemente. Va bene, la vedova di Guerrino Spinelli disse nell'immediatezza del fatto al capo della squadra mobile di Verona che ad ammazzare il marito erano stati dei nomadi di un clan rivale e aveva paura di quei nomadi, non certo di Ludwig, di cui non si parlava nel 77. Ho capito. Quindi potrebbe spiegarsi ora questo fatto nuovo. Eh già. Grazie signora di questo suo intervento e grazie della testimonianza che mettiamo nella memoria di questa trasmissione, e poi nella seconda parte discuteremo più ampiamente. Professor Rusconi, stavamo dicendo di questi due sì, aspetti. Sì, penso che se vogliamo fare un discorso serio occorre distinguere il razzismo come fatto storico ed eventualmente come la sua permanenza sotterranea oggi come fatto collettivo. Ecco, e questo specifico episodio sul quale stiamo parlando... Questo specifico episodio, cioè di Ludwig. Di Ludwig, dove, per quanto capisca finora, il riferimento razzistico è abbastanza estrinseco culturalmente parlando. E come dice, state delle persone evidentemente in stato patologico che usano questo linguaggio. Cioè non mi sembra convincente stabilire, sulla base di questi pezzi di carta, un nesso diretto fra quello che chiamo razzismo storico e questo fenomeno. Grazie. Ciò non toglie evidentemente che il razzismo poi ci sia, e ne parleremo. Ne parleremo senz'altro nella seconda parte di questo programma. Volevo soltanto che il tema venisse introdotto in questo programma, perché è un tema che ci sta addosso, per così dire. Ora dobbiamo andare avanti, perché dopo i fatti che abbiamo ricordato fino a questo momento, il gruppo Ludwig allarga, per così dire, tragicamente allarga la sua attività e che conosce una svolta. Prima di vedere in che modo questa svolta ebbe luogo e quali tragiche conseguenze se ne ricavarono, vorrei ricordare ancora una volta il nostro numero di telefono, che è 8262 col prefisso 06, sempre per l'area, per chi chiama da fuori Roma, e vorrei anche che ricordassimo che cosa è accaduto fino a questo momento nella criminosa attività di Ludwig. Guerrino Spinelli, richiamato anche dalla telefonata di poco fa, viene ucciso nel 77, il cameriere Luciano Stefanato nel 78, Claudio Costa nel 79, il tossicodipendente di 22 anni, poco più un giovanissimo uomo.
Maria Alice Baretta, la prostituta ultra cinquantenne nell'80, Luca Martinotti nell'81, i due frati di Monteberico nell'82, Armando Bison, l'altro sacerdote, nell'83. 8 vittime, avete fatto caso come noi alle date, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Tragicamente scanditi anno dopo anno i nomi delle vittime e i fatti di sangue che si susseguono. Ora accade il fatto nuovo. Siamo con l'ultima vittima al febbraio dell'83. Nel maggio dell'83, esattamente 5 anni fa, succede a Milano un incendio, un grande rogo nel quale muoiono 6 persone. Va a fuoco un cinema a luci rosse. L'Erox Sexy Center, nel quale quel giorno infelice veniva proiettato il film Laila, profumo di femmina. Vediamo nel racconto del figlio del gestore che cosa accadde. Sono Claudio Cecero, il figlio del proprietario del cinema Eros, bruciato nel maggio del 1983 e rivendicato dal gruppo Ludwig. Io quel giorno non ero presente a Milano, ma ero al Festival di Cannes. Fui raggiunto da una telefonata da parte dei dipendenti dicendo di ritornare immediatamente a Milano perché il cinema Eros era stato incendiato. Sulle prime non gli diedi molta importanza perché siccome il cinema era di proprietà e noi l'avevamo appena ristrutturato con tutti i metodi e i sistemi antifiamma, credo fosse stato bruciato una poltrona, un velluto, e quindi mi sono precipitato, sì, però abbastanza sicuro che non fosse successo niente di tragico. Sono arrivato a Milano verso sera, ormai non c'era più niente del cinema, c'erano soltanto i carboni, le fiamme erano già state spente, c'era soltanto la polizia e i vigili del fuoco che stavano operando le ultime operazioni di spegnimento. Per quello che mi ricordo e quello che mi hanno detto i miei dipendenti, quel giorno 3 persone si presentarono al cinema, uno di questi aveva una borsa sportiva, quelle di solito per andare in palestra, e e entrarono nel cinema. Dopo un po' di tempo questi 3 ragazzi uscirono a passo abbastanza svelto, e fatto questo che è incuriosito la cassiera, l'operatore che era vicino alla cassiera, perché si presumeva che magari fosse sceso il quadro o ci fossero dei disturbi in sala. E a una domanda dell'operatore, riferendosi a questi 3 personaggi, che cosa stesse succedendo in sala, questi signori hanno detto no, niente, non c'è niente di preoccupante, basta, e sono usciti abbastanza velocemente. Dopo pochi secondi è successo il fatto, perché ci sono state delle fiamme altissime, dei fumi, e poi credo che nel giro di mezz'ora, il tempo per far intervenire i pompieri, è stato abbastanza tragico perché Milano pioveva di sabato pomeriggio verso le 4 o le 5, diciamo che praticamente sono arrivati a spegnere le fiamme, il cinema non esisteva già più. Quando dopo un anno circa è successo il fatto della discoteca Melamara di Verona, Furlan e Abel furono arrestati perché presi in flagrante, e quindi furono pubblicate le loro fotografie sui giornali. Mi ricordo che mia madre e mio padre hanno riconosciuto questi due signori come frequentatori del cinema Eros prima dell'incendio, cioè un mesetto prima, 15 giorni prima, questi due signori si erano visti 2 o 3 volte nel cinema, e a questo punto abbiamo considerato che non venissero nel cinema per vedere dei film, ma per fare dei sopralluoghi e vedere appunto come fare per mettere in atto il loro attentato. Dopo tempo mi sono chiesto perché appunto proprio questo cinema a Milano, visto che all'epoca ce n'erano quasi 25. È l'unico motivo per cui è stato fatto proprio il cinema Eros, forse è perché è messo in una posizione talmente strategica per essere
per scappare via abbastanza in fretta, perché è situato in Viale Monza, esattamente sotto il cinema Eros c'è la fermata della metropolitana, quindi per loro è stato molto facile scendere giù da quattro scale e allontanarsi abbastanza rapidamente. Barberi, anche in questa testimonianza che abbiamo appena sentito torna il tema dei tre uomini. Delle tre persone. E non è l'unica testimonianza relativa al cinema Eros Center nella quale si parli di tre persone. Un momento solo, ne parliamo tra un istante. Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Stavo seguendo la trasmissione, il telefono giallo. Pronto? La sentiamo. Per mia fortuna volevo dirvi che ho fatto una carcerazione con anch'io e ho avuto modo di conoscere Albert e Furlan, ma per me sembrano due ragazzi innocenti, erano troppo tranquilli, non sembravano due ragazzi, come si può dire, studenti, erano troppo tranquilli per i fatti che li accusano. Lei pensa che la tranquillità da sola bastasse? La tranquillità, ma per tutti i casi che accusano, con l'atrocità che sono stati commessi, tutto quanto, mi sembravano, ha capito, come si può dire, innocenti, insomma, mi sembrava. Ho capito. Senta, gentile ascoltatore, noi parleremo di questo e le faremo rispondere tra poco nella seconda parte di questo programma che va in onda dopo il telegiornale delle 10 dallo psichiatra Garavaglia, che a questo riguardo ha qualche cosa da dirle. Grazie molto. Barberi, parlavamo delle tre persone. Per uno dei delitti successivi addirittura il pubblico ministero arriva a scriverlo che oltre ai due imputati c'è una terza persona contro la quale procede, naturalmente contro ignoti perché non ha la possibilità di identificarla. La dottoressa Rossetti, che è qui, buonasera. Che è qui accanto a me, è una psicologa della scrittura, perito del tribunale e dunque anche molto esperta di cose di grafica e grafologia. Vorrei che lei raccontasse a me e agli spettatori come questi strani messaggi sinistri fin dalla loro forma, dalla loro presentazione venivano redatti. Che intanto che tipo di scrittura è questa e come si fa a farla? Ecco, questa è una scrittura che riprende l'alfabeto runico. Che cos'è l'alfabeto runico? L'alfabeto runico, anticamente le rune erano dei bastoncini di faggio incisi con dei segni profondi e rettilinei ed erano usati dai popoli germanici per divinazioni. Ce lo racconta Tacito e si sa che venivano usati ogni volta prima di una battaglia, cioè per sapere se la battaglia sarebbe andata bene o meno. E l'alfabeto runico diventa alfabeto nel senso di struttura solo dopo il secondo secolo d.C. Quindi, e quando già non c'era bisogno di un altro alfabeto perché ce n'erano già di belli e ben portanti. La cosa importante invece, la cosa strana, è come venivano redatti questi... Dal gruppo Ludwig proprio. Dalle persone che hanno redatto dal questi. Gruppo Ludwig, non c'è dubbio, sono firmati. Sì. Chiunque siano. Chiunque, esatto. E sono state predisposte delle griglie. Dunque, loro come facevano? Prendevano delle griglie a quadrettate. Ecco, Barberi mi passa un foglio a quadretti. Un foglio a quadretti, venivano inseriti sotto al foglio da scrivere, naturalmente, queste, veniva sovrapposto un foglio bianco, a matita venivano ripresi i punti e segnate le prime lettere, poi ripassate con un righello, con l'abiro. Questo ha molta importanza dal punto di vista della psicologia della scrittura. Perché? Perché indica intanto una insicurezza di base molto forte, nel senso che si poteva addirittura passare la lettera subito con l'abiro, non c'era la necessità di questo preparare con la matita prima.
ma diventa importante anche perché a questa insicurezza si associa il significato dell'alfabeto runico. Uh-huh. Il significato in psicologia della scrittura, scegliere questo tipo di alfabeto, cioè questa scrittura di tipo solenne, ecco, io ho ripreso proprio dal manuale pari pari, non voglio interpretare, ma riprendo proprio dal manuale, questo alfabeto significa disprezzo per il prossimo, senso dell'onore esagerato, esigenza di soddisfazione esagerata in caso di dissenso e di offese, tendenza a far leghe con persone altolocate e a respingere altezzosamente gli altri, vanità, desiderio fortissimo di comparire. Quindi già la scelta di questo tipo di scrittura, di questo alfabeto, anziché di altri che potevano essere molto più facili anche da eseguire, perché questo richiede effettivamente un lavoro piuttosto complesso, la scelta di questo indica tutte queste cose e ancora invidia e odio per coloro le cui qualità ricevono giusti riconoscimenti, e poi ce ne sarebbe ancora. Grazie. Barberi, ho visto che lei faceva grandi segni di assenso all'analisi della dottoressa Rossetti, ma io voglio chiederle qualcosa, non so se è la stessa cosa che voleva dire lei. Questo metodo di scrittura mi scusi, pronto? Grazie. Mi avvertono che è arrivata una lettera in redazione e che la stanno portando qui e sembra una cosa di una certa serietà. Appena arriva ne parleremo con voi, ne daremo notizia. Barberi, dicevo, vedevo che lei faceva decine di assenso, non so se è la stessa cosa che volevo chiederle io. Questo tipo di scrittura, questa impressione dei fogli, ebbe uno sviluppo, nelle indagini? Perché in Germania, a casa di uno degli imputati, dopo l'arresto, ci fu una perquisizione e durante questa perquisizione fu trovato un blocco di fogli a quadretti, esattamente come quello che la dottoressa mostrava, soltanto con una spirale. Questi fogli a quadretti furono esaminati e a un esame così sommario davano l'impressione di essere dei fogli normali. Sottoposti a uno speciale procedimento, a una perizia che si chiama ESDA, potremmo spiegarla, sì, molto complessa, no, da questi fogli uscì fuori che cosa? Quella che viene definita traccia latente, cioè scrivendo sul primo foglio erano rimaste delle incisioni, delle tracce che sono state anche molti riportate, anche molti fogli sotto. E quelle tracce dicevano? E quelle tracce erano la rivendicazione di uno dei delitti di Ludwig. Ma successivamente in Italia anche, in una perquisizione a casa dell'altro imputato, sono stati trovati altri fogli a quadretti con la traccia della rivendicazione di un altro dei delitti. Grazie. La polizia tedesca ebbe ragione di occuparsi dell'attività di Ludwig a causa di quel delitto, l'ennesimo, compiuto, come ricordavo all'inizio di questo programma, a Monaco di Baviera, dove si venne appiccato fuoco a una discoteca, la discoteca Liverpool, fatto nel quale trovò la morte una ragazza di poco più che 20 anni. A quell'episodio ne seguì un altro, questa volta fortunatamente mancato, l'episodio di Castiglione delle Stiviere, dove un'altra discoteca, la Melamara, venne attaccata con le modalità che abbiamo ricostruito nel filmato che ora vediamo insieme. Mi chiamo Gianni Togni, sono il gestore e uno dei proprietari del Melamara, discoteca Castiglione Stiviere. Era domenica 3 marzo dell'84, la nostra apertura domenicale pomeridiana, e tutto era tranquillo, cioè nessuno poteva presupporre quello che sarebbe poi accaduto, e comunque adesso lo spiegherò. Thank you.
all'interno del locale c'erano circa 400 persone, quando ad un tratto avvertimmo un forte odore di benzina, molto, molto intenso. In quel periodo avevo sostenuto un corso di vigile del fuoco e sapevo che la benzina è molto pericolosa in un locale perché già i vapori di per sé fanno combustione. Mi sono un po' allarmato, ho avvisato la gente, il personale ha detto di stare attenti e qualcheduno già iniziava a girare con in mano gli estintori. Una volta portato nell'ufficio, quel ragazzo qui con un viso talmente angelico e poi con i modi talmente garbati che ho avuto dei dubbi che fosse effettivamente lui, quello che aveva fatto sto scherzo. Gli ho chiesto delle motivazioni perché avesse... E lui molto pacatamente, poi con un modo di fare molto da brava persona, insomma, mi dice che la benzina gli serviva per il viaggio di ritorno, essendo loro arrivati in Vespa. Per cui cioè io a quel punto lì, insomma, cioè, cercavo anche di giustificarli, insomma, sono giovani, può darsi che si faccia anche così. A tal punto che avevo anche pensato di fare un colpo di telefono ai genitori per dire guardate che i vostri figli avranno fatto anche dei danni, qualcheduno ne dovrà rispondere o... e chiaramente li avremmo consegnati ai genitori. Avvisata la gente sono sceso dalla regia e in mezzo al buio ho visto una fiammella, un bagliore, un piccolo bagliore. Arrivato a un certo punto fra gli spintoni e la gente, perché poi la gente si è un po' agitata, fra gli spintoni così, si è rotto il manico di questa borsa, la borsa si è rovesciata per terra, è fuori uscito del liquido e si è alzata una grande fiammata praticamente, il locale si è illuminato a giorno, proprio dal buio che c'era si è illuminato a giorno. I carabinieri che in quel momento lì stavano transitando e hanno visto tutto il trambusto, insomma si sono interessati per l'accaduto, insomma, cosa sta succedendo, che tutta la gente correva fuori, addirittura è uscito un ragazzo con le fiamme. Già gli altri, gli addetti al personale, con gli estintori cercavano di spegnere queste fiamme, però è molto difficile, cioè non si riusciva a spegnere con gli estintori. Sono riuscito ad entrare nel locale con l'estintore e con la forza dell'acqua siamo riusciti a spingere fuori quella tanica, quella borsa lì contenente quel liquido lì, e siamo riusciti insomma ad evitare il peggio all'interno del locale. Mentre io ero intento a spegnere l'incendio e portare fuori la borsina così, so che all'ingresso c'è stata una colluttazione con un ragazzo che poi si è rivelato Abel, una colluttazione abbastanza violenta considerando che si è poi trovato un coltello e a quanto pare sia il suo, non si sa, comunque il coltello c'era poi per terra. Barberi, anche in questo caso nella mancata strage di Castiglion delle Stiviere ci sono indizi che fanno pensare all'esistenza di un terzo complice. Pronto? Buonasera, senta, io sono il diretto interessato alla strage del Melamara. Sono sì. Quel ragazzo di Bergo che praticamente è uscito tra le fiamme. Ah, ma, buonasera. Cioè, ho visto, seguito adesso il vostro filmato, ma sinceramente tutto quello che ho visto, niente... corrisponde alla lettera. Praticamente i ragazzi ne hanno presi fuori in mezzo alla mischia,
quando io ormai ero praticamente carbonizzato e praticamente sono stati presi da ragazzi ancora miei amici di Bergamo. Ah, cioè, scusi, lei dice non i carabinieri lì arrestarono i due incendiari, ma? Ma sono stati presi da dei ragazzi che praticamente prima li hanno per bene legnati, poi alla fine sono arrivati i carabinieri che li hanno tolti dalle mani di questi e li hanno portati via. Ah, ancora niente, sapevano se quasi... loro... Ci scusi se la interrompo, ma per precisare, ci fu quasi un tentativo di linciaggio, dice lei. Sì, infatti sono stati anche linciati da parecchi miei amici che erano con me in discoteca quella domenica. E non è assolutamente vero che ne hanno preso subito, sono venuti dopo, tra l'altro io ero in mezzo alla strada, carbonizzato, ho visto arrivare i carabinieri, caricarli e portarli via, ma non sono stati presi in discoteca. E così è quello che abbiamo visto fare con alcuni aggiustamenti che... Noi lo diciamo sempre, queste sono ricostruzioni filmate con attori, dunque ci può essere qualche discordanza dalla realtà. Spero che converrà con noi che nella sostanza... Lei piuttosto come se l'è cavata poi? Io ho fatto 54 giorni a Torino, al grande ospedale di Torino, grazie al papà di uno di loro, il primario Furlan, che mi ha seguito nell'operazione, e sono riuscito perlomeno a uscirne. Però ancora adesso ho due gambe, ho 23 anni, ho due gambe letteralmente rovinate da questi due. Cioè, quello che più scoccia è che non sono mai stato una volta preso in considerazione, mai niente, anche perché li hanno presi a me la mara, altrimenti non sapevano ancora oggi chi erano. Cioè, è stato l'ultimo tentato e lì li hanno presi. E lì, grazie a Dio, dei miei amici che erano con me lì li hanno presi in pratica. Altrimenti ancora adesso non sapevano chi erano. Grazie, grazie molte di questa testimonianza. Barberi, dicevamo che anche nel caso del Melamara, di cui abbiamo avuto questa precisazione, ci sono elementi che fanno ritenere possibile, anzi certa, quasi certa, la presenza di un complice. Il caso del Melamara è proprio quello al quale accennavo prima, dicendo che l'accusa puntava su un terzo. Perché? Lo abbiamo visto nel filmato. Questi due lasciano la motocicletta in un paese e ne raggiungono un altro distante fra i 7 e gli 8 chilometri, con le borse in mano. È veramente una cosa alla quale non si trova spiegazione. Cioè avrebbero fatto quella lunga distanza a piedi. Con un peso in mano. Con un peso in mano, e perché? Ma poi il problema è questo. Nel momento nel quale dovevano fuggire, in che modo avrebbero raggiunto il paese? Si sarebbero fatti questi altri 7 chilometri, 8 chilometri a piedi, mentre tutti cercavano chi aveva dato fuoco alla discoteca. Con le reazioni che abbiamo appena sentito. Poi non risulta che nelle tasche dei due siano stati trovati i biglietti d'ingresso alla Melamara. Questo che cosa significa? Ecco, fa pensare che forse è un terzo che è entrato con un biglietto, acquistando un biglietto ed ha aperto questo poi... Questo terzo, scusi se la interrompo, che potrebbe avere le sembianze dell'identikit che veniva mostrato un secondo fa dalla regia. Sì, diceva? E quindi potrebbe essere entrato un terzo ed aver favorito il loro ingresso attraverso un'entrata di servizio. Anche perché in quei giorni... Poi c'è un'altra cosa, che queste borse assicurano alla cassa tutto il personale Melamara che nessuno sarebbe riuscito ad entrare con in mano queste borse voluminose. Scusi un istante. Pronto? 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 Sì? Pronto? Sì? Sì? Costa. È in linea? Costa? Pronto? È in linea? Sono in linea. Parla Costa. La faccia corta. Claudio. La faccia corta. Pronto? La faccia corta. Come la faccio? Non capisco. Scusi, è in linea. Sì. Dica pure. Parla Costa. Il padre di uno dei morti. Sì, Sì, ho capito, signore, ho capito. Il padre di uno dei morti. Pronto? Pronto? Parla con me. Sì, ho capito, lei è il padre di una... Scusi signore, mi dispiace, il collegamento non è perfetto. Lei è il padre di una delle vittime, se ho capito bene. Sì. Grazie per essere intervenuto. Che cosa voleva dire? Volevo dire una cosa sola. Che a mio figlio hanno trovato un paio di occhiali sotto la schiena. A un certo punto, con l'indagine che hanno fatto e tutto quanto, con quello che... hanno trovato un paio di occhiali in Germania a casa di questo Abel, erano uguali. Non riesco a capire come fine di tutte le requisitorie che hanno fatto sono risultati
insufficienza di prove, ecco. Dovete scusare perché sono nervoso. No, per carità, io la capisco perfettamente, anzi vorrei francamente che lei, forse l'unico, non vedesse questo programma. Perché... purtroppo sono troppo nervoso, forse non riesco a farmi capire. In tutti i modi hanno trovato un paio di occhiali e io non sono mai riuscito a capire qualcosa. Sono stato in tribunale quasi tutte le volte a Verona, partivo da Venezia, andavo a Verona a vedere e insomma non so. So che qua chi ha ucciso, nessuno. Sono nervoso, guardi, non riesco. La capisco. L'Otico mi ha detto che l'Otico, che gli occhiali erano suoi, li aveva fatti lui a Verona, proprio sotto il tribunale di Verona. Li ha fatti lui, ha detto non posso dire il 100% che sono miei, perché non è un quadro che si può firmare, ma questa è opera mia, l'ho fatta io. A un certo punto gli occhiali non sono di Abel. Gli occhiali, scusi? Gli occhiali non sono di Abel. Sì. Siccome questo individuo ogni volta che uccideva qualcuno perdeva gli occhiali per terra, si è fatto fare le lenti a contatto da suo fratello di quello che ha fatto gli occhiali prima. Con tutto ciò io non sono ancora riuscito a capire questo fatto di questi occhiali. L'unica, c'è Barberi qui che può dare una spiegazione a proposito, lo vogliamo ascoltare, lo vuole ascoltare? Sì, Barberi. Ma io credo in sostanza il signor Costa voglia parlarci, ci abbia parlato della propria amarezza, perché i due imputati sono stati assolti, sia pure per insufficienza di prove, per quanto riguarda l'omicidio Costa, cioè l'omicidio del figlio di questo signore. Ci aggiunge il particolare degli occhiali. Quando fu trovato il cadavere di Costa, vicino furono trovati un paio di occhiali. I giudici, indagando, parlano di altissima probabilità, c'è qualcuno che si esprime dicendo 99%, che questi occhiali siano stati persi sul posto da uno dei due imputati, il quale proprio in quei giorni, come ricordava il signor Costa, si fece fare delle lenti a contatto. Bisogna dire che questi due imputati, che secondo me però è un inciso necessario a questo punto, si protestano innocenti, va detto anche, si sono rifiutati di sottostare a qualsiasi tipo di indagine, anche a quella di fatti misurare la vista per vedere se quegli occhiali sono se quegli occhiali fuori. Potevano essere i loro. Chi li ha venduti? Scusi? Perché si sono rifiutati? C'è da parte dell'imputato il diritto di rifiutarsi diritto. A questo. Ma difatti lei lo sa che hanno rifiutato questo, hanno rifiutato anche di farsi tagliare dei capelli che potevano essere comparati con frammenti di capelli trovati in altri sul luogo di altri delitti. Sono bravissimi, che stanno tirando fuori le cose, però adesso qua sul come si chiama qua, adesso cose che fanno adesso. Non si presentano mai questa gente qua, insomma. Lo so, ma lei sa che... Perché non si presentano? Hanno paura, forse? L'imputato ha diritto... Perché non vengono a scusarsi? Perché non vengono a dire cose come quando? Lei, signor Costa, io capisco quello che la sua delusione, oltre che la sua amarezza, nei confronti di un sistema, nei confronti di un sistema giudiziario che non le ha reso giustizia. Non è per questo. Perché guardi, il signor Abel è molto matematico, è intelligente, un ragazzo intelligente. Perciò lui per fare un omicidio, per lui è una prova contro le forze dell'ordine. Lui vuole provare che è intelligente, è super intelligente. Ecco, e lei... Se un psicologo lo controlla bene, lui, la maestra, la professoressa mi ha detto pure che quando dava un compito da fare... Lui in mezz'ora, invece di un'ora di tempo, in mezz'ora lo faceva io, ma lui ne faceva due compiti per far vedere che era bravo. Perciò la troppa intelligenza ha fatto questo di lui, un assassino. Grazie signor Costa, grazie di questa sua toccante testimonianza. Io devo dire a questo proposito, il signor Costa nella sua ultima frase ha introdotto il tema che stavamo per accennare. Che tipi sono i due imputati, ricordo, imputati Abel e Furlan?
Abel, l'avete sentito, è un giovanotto, un giovane uomo di intelligenza rilevante, dotato per la matematica, è una mente analitica, viene anche descritto in termini psicologici una personalità trascinante. Bisogna anche dire, rovescio della medaglia, che è un uomo che da giovane, che da ragazzo ha avuto delle sindromi depressive molto forti, con tentativi di suicidio, e che rivela anche nel disegno spontaneo, come si dice, una tendenza aggressiva molto, molto sviluppata. Furlan, il rapporto tra i due è molto complesso, questa ne è per così dire una schematizzazione, invece sembra il complemento di una personalità di questo tipo, cioè la personalità che riceve, se quella di Abel è la personalità che dà. Abel, il quale però a sua volta si presenta con forme diverse a seconda delle circostanze nelle quali è chiamato ad intervenire. Quella che vi proponiamo è un piccolo documento molto interessante, il frammento di una intervista che, quando era già in carcere Abel, Enzo Biagi gli fece. Ed ecco che cosa ne venne fuori. Cioè, se stessa la vita penso che non sia né un fatto positivo né negativo, penso che dipende proprio da come uno la vive, se uno è felice, contento e vive bene è un fatto positivo, se uno sta male, soffre, è un peso, insomma. Lei ha tentato il suicidio in carcere perché era disperato? Sì, sì. Comunque è un po' dovrei spiegare tutta la mia vicenda perché lei capisca questo fatto. Lei è stato arrestato insieme al suo amico Marco Furlan mentre tentava di incendiare una discoteca dentro la quale c'erano 400 giovani. È così? Intendevate fare uno scherzo? Sì, ma vorrei spiegare questo fatto, che la domanda non è proprio del tutto precisa, perché non era proprio la nostra intenzione di incendiare la discoteca e di provocare un disastro, danno alle persone. Almeno non credo che fosse questa la nostra intenzione. Poi sono finito in carcere. Poi ho sentito alla televisione che la polizia tedesca era sicura che io ero il capo di questo gruppo, chiamato Lupi. Ecco, e le motivazioni non erano del tutto chiare. Si parlava di un libro, di un lancio da scarpe, di una borsa, no, sì, c'era qualcosa di scuro? No, ecco, allora ci sono state queste perquisizioni in casa mia e la polizia ha sostenuto di aver trovato degli elementi a mio carico, cioè che dimostravano che io ero il capo di questo gruppo, e queste perquisizioni mi sono subito meravigliato molto e anche... Lei non è il capo di questo gruppo? No. Questo è l'identikit che a suo tempo venne fatto di uno, ve lo mostro perché qualcuno può trovarci degli elementi di interesse in questo disegno relativamente alle immagini che abbiamo visto. Seduto accanto a me adesso c'è un signore dal passato tumultuoso che si chiama Giulio Salierno. Questo signore da giovane è stato un picchiatore, anzi no, un picchiatore fascista, come è il titolo del libro che poi... Uno dei libri. È il titolo di uno dei libri che poi su questa sua tumultuosa e violenta esperienza giovanile ha scritto. Salierno, lei ha pratica diretta, oltre che per conoscenza teorica della violenza. Perché si esercita la violenza politica? Ma secondo me la questione è molto semplice. L'uomo, tutta la storia dell'uomo è piena di violenza. Il problema non è il fatto che l'uomo sia violento o che eserciti violenza sulla natura o contro i suoi simili.
Il problema è quando la violenza diventa ideologia. Cioè, quello che ci consente di stare qui seduti assieme a questo tavolo è che in qualche modo abbiamo delle regole di convivenza comuni, dei valori in cui crediamo. Non ci aggrediamo a vicenda per questo motivo, cioè una pagina di civiltà, altrimenti probabilmente ci aggrediremmo a vicenda. Quando l'aggressione, quando la violenza, che è un fattore che in minime dosi può essere positivo perché ha consentito all'uomo di dominare la natura, di battere la violenza della natura, diventa ideologia, cioè diventa una forza materiale che dall'interno domina l'uomo e lo trascina, e allora sì che diventa un elemento regressivo e pernicioso. E proprio questo secolo è il secolo in cui abbiamo avuto le ideologie più forti della violenza rispetto al passato storico. È il secolo del nazismo, dello stalinismo, cioè il secolo in cui della violenza si è fatta una teorizzazione quale mai si era data prima nel passato. Ne parleremo poi col professor Rusconi, oltre che con lei, che insegna scienze politiche e storia anche delle dottrine politiche. Raffaele Simone, professor Raffaele Simone, insegna invece linguistica all'Università di Roma. La sua presenza qua è perché abbiamo chiesto al professor Simone, che ha benevolmente accettato, una analisi appunto linguistica dei numerosi bollettini, non so come chiamarli, comunicati di rivendicazione che quelli del gruppo Ludwig praticamente dopo ogni loro delitto inviarono. E al professor Simone premetto che durante i periti del tribunale che hanno già esaminato durante il procedimento di primo grado questi comunicati rilevarono che si riconoscono nella stesura almeno tre menti, per così dire, diverse, almeno tre livelli diversi di cultura nella compilazione di questi. Il suo commento qual è? Beh, io ho l'impressione che i livelli di cultura qui siano abbastanza omogenei, non vedo tre mani. Si tratta di documenti molto gracili, molto brevi, estremamente schematici e con pochissime affermazioni di principio. Direi che si tratta di testi ingenui, candidi, con alcuni teoremi brutalmente enunciati, per esempio il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio, oppure la nostra fede è il nazismo, la nostra giustizia è morte. Non c'è una elaborazione ulteriore. Quello che mi colpisce in questi testi, a parte questo loro candore enunciativo, questa loro mancanza di elaborazione, è quella che io definirei la grafomania del crimine teorizzante. Quando la criminalità teorizza, sia essa politica o non politica, manifesta molto spesso una tendenza grafomane. Cioè, lei dice, i criminali politici scrivono volentieri. Scrivono volentieri. L'esempio più tipico e più cospicuo è quello delle Brigate Rosse, che ormai hanno riempito con i loro documenti, credo, dei volumi e dei fascicoli. Con un'aspirazione in quel caso accademica che molto spesso poi si è materializzata sotto forma di relazioni fra questo gruppo e la ricerca accademica in senso stretto. Questi giovani di Ludwig sono ugualmente grafomani, però con una caratterizzazione ulteriore. Intanto questi volantini sono tutti rivendicazioni. La rivendicazione è in un certo senso lo sforzo di evitare che il prodotto al quale noi abbiamo lavorato ci venga sottratto. Un amico nel pomeriggio mi faceva notare che il cosiddetto mostro di Firenze ha scritto per la prima volta quando un certo delitto che era stato commesso a Firenze stava per essere attribuito a qualcun altro. Esatto, esatto. Cioè ha rivendicato questo prodotto come suo. Ce ne siamo occupati qualche mese fa in questo stesso programma. Quindi l'elemento grafomane è un elemento rivendicativo e non elaborativo. Devo notare che anche questa tendenza alla rivendicazione sembra essere una caratteristica della criminalità teorizzante che scrive. Scusi, professor Simone, le faccio notare una cosa. Tanto è vero quello che lei dice, che quando ci fu il picco di aggressione delle Brigate Rosse, un pensatore canadese, Marshall McLuhan, teorizzò, e ha ragione, che se ai bollettini di rivendicazione e agli stessi atti terroristici fosse stata tolta da parte dei giornali e della televisione ogni pubblicità, quello stesso sarebbe bastato a frenare l'attività terroristica. Certo, ci fu anche, mi pare fosse Umberto Eco, in un bell'articolo che sostenne che certi scritti erano fatti per diventare automaticamente oggetto di studio, e proprio Salierno poc'anzi mi ricordava che una parte notevole dei terroristi mandavano una copia dei loro documenti agli archivi di fondazioni che si occupano di pensiero politico. Beh, si capisce. Cioè perché hanno una vocazione ad auto-archiviarsi, diciamo. Non vi è dubbio per la storia. Ecco, volevo citare come curiosità, anche per dare un esempio di questo filo storico che
caratterizza questa tendenza grafomane, che Jack London, che era uno scrittore molto sensibile alla problematica del delitto politico che si cominciava ad affacciare alla fine del secolo scorso, agli inizi di questo, ha dedicato due racconti al problema del terrorista, del terrorismo e del terrorista in particolare, e in tutti e due questi racconti il terrorista è un grafomane. In uno è spiccatamente un grafomane, si chiama questo racconto Gli eredi di Mida, e in questo racconto c'è un personaggio che viene portato a morte da un gruppo di terroristi estortori che però teorizzano il loro agire attraverso una serie martellante di lunghe lettere, lettere estenuanti. In un altro racconto che si chiama Il nemico del genere umano in italiano, il protagonista è un professore universitario che ha perso la cattedra. Una situazione abbastanza interessante che mostra ancora una volta il collegamento fra teorizzazione, grafomania e sotto qualche aspetto crimine politico. C'è poi in questi testi, che ripeto sono in sé abbastanza gracili, dei testi di Ludwig, una insistenza sul simbolismo delle rune, di cui già si è parlato qui, però io vorrei sottolineare che questo simbolismo mi pare estremamente primordiale ed elementare, cioè non si tratta di rune ma di imitazioni di rune somiglianti a quelle che si potrebbero trovare su un cartone animato o su un giornalino per ragazzi, cioè le fonti culturali di questa scrittura mi sembrano estremamente ingenue. Grazie professor Simone, io vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che nonostante due imputati esistano e addirittura stiano affrontando il processo di secondo grado, messaggi minacciosi continuano, attribuibili a Ludwig, continuano ad arrivare. Nin Guarienti, il giornalista Nin Guarienti, buonasera. Buonasera. Ne ha ricevuti alcuni, si accomodi Guarienti, e ci Grazie. Dica che cosa ha ricevuto e in che cosa consiste la minaccia contenuta nei messaggi che ha avuto. Io ho ricevuto prima una cartolina che su un primo momento non mi ha lasciato questo niente, quando avvenne? Effetto. Circa un mese e mezzo fa, una cartolina con saluti da Legnano. Saluti da? Legnano. Dietro c'era, come saluto da Legnano, la parola Shalom. Shalom. Che è il saluto che vuol dire pace in ebraico. Ecco, io sul primo momento ho molti amici ebrei anche a Verona, sono stato giù in Israele una volta per un mesetto, per cui l'ho attribuito a un saluto di un mio amico. E sono andato a dirgli, ma sei stato, come mai mi hai mandato una cartolina con Legnano, saluti da Legnano e Shalom. E lui mi ha detto, no, io non ti ho mandato assolutamente niente. Poi, guardando con attenzione la cartolina, c'era mai 14, cioè 14 maggio. E tre date accanto, Israel 1948, Shema 1983 e Shalom 1988. Poi con solchi ciechi c'era la scritta Eros Milano, cioè ricordava la famosa strage di Milano al cinema Eros. Io l'ho consegnata questa cartolina alla questura dopo essermi fatta una fotocopia, perché sì. Così una e forma di curiosità. La polizia ha dedotto che potrebbe essere un mitomane, che potrebbe essere anche il terzo uomo, cioè ha continuamente così avvallato una serie di ipotesi. Le ipotesi sono cresciute quando mi è arrivata una settimana fa proprio un'altra busta. Questa busta conteneva un dépliant pubblicitario di una rubinetteria, di una fabbrica di rubinetti, con scritto RAF, che poteva ricordare la Rotterdam Fraction, in solchi ciechi sempre una data, 26 febbraio, che qui è stata ricordata più e più volte, certo. 1946, NU colum laut, cioè Norimberga, un processo, la data della sentenza del processo di Norimberga. Una simbologia complicatissima. Con questo una serie di fotocopie di articoli che parlano di delitti che sono rimasti impuniti, di delitti senta, che ancora non senta, hanno Guarienti, ma e accanto, cosa misteriosa sul primo momento, una catenina con sette ciondolini, sette palline, che sul primo momento mi ha lasciato stupito, non aveva nessun punto di riferimento. Me la faccia vedere. Però nelle fotocopie si fa
è un riferimento, una normalissima catenina da ferramenta. Da ferramenta proprio. Leggendo le fotocopie degli articoli che riportavano delitti non impuniti, non ancora scoperti, si legge del delitto del 28 aprile dell'86 del piccolo Christian ucciso sul Monte Maddalena nel Bresciano. Ucciso, sì, è un caso di cui ci siamo, un fil di ferro. È un caso di questo cui ci siamo occupati, un riferimento. Sì. Senta, ma perché ce l'avrebbero con lei? Abbia pazienza. Ma non credo che ce l'abbiano con me. Io credo semplicemente facendo il giornalista in una televisione Telenuovo a Verona, noi ci siamo occupati molto di questo caso, l'abbiamo seguito con il processo durante i nostri telegiornali, ne abbiamo parlato sul settimanale nostro. Per cui vogliono in sostanza che i giornalisti parlino di questo processo. Ah, questa è la cosa, scusi. Prego. Questa deve essere la lettera di cui che c'era stata. Non so che valore dare alla lettera che ho avuto. Ve la leggo. C'è scritto: colpiremo ancora tutti gli uomini irrispettosi della legge di Ludwig. Il nostro potere non ha limiti. Onore a Wolfgang Abel e Marco Furlan, Gott mit uns. Questa è la lettera. Se vedo qui la busta, è stata spedita da Roma l'11 maggio, cioè 2 giorni fa. E francamente sono un po' sconcertato, non credo che ci dobbiamo preoccupare eccessivamente, dobbiamo essere, del resto qui abbiamo una grafologa, abbiamo una psicologa della scrittura, io gliela farò esaminare, adesso sono le 10:25, credo che dobbiamo cedere. Intanto però posso dire due cose. Posso dire che se questa lettera è attendibile, intanto si conferma quello che diceva Nin Guarienti poco fa, che c'è qualcuno che continua a mandare messaggi. E poi vedo in questo richiamo finale, onore a Wolfgang Abel e Marco Furlan, che sono al momento soltanto 2 imputati, un possibile messaggio da parte dell'estensore di questa sinistra missiva, che ha tutti gli elementi ludwigiani, che l'aquila, la svastica, la firma Gott mit uns. Cioè, o si vuole rendere onore a questi 2 imputati rivendicandone l'appartenenza al gruppo, o davvero li si vuole incitare con questa lettera a non rinnegare, come invece loro avrebbero fatto dichiarandosi innocenti, a non rinnegare la loro stessa appartenenza al gruppo. Più di questo non posso dire rispetto a questa lettera, che anche un po' mi riempie di stizza, e ne riparleremo comunque dopo l'interruzione per il telegiornale. Cedo adesso la linea al collega Carlo Brienza per le notizie, noi torneremo in onda subito dopo anche con un commento a questa straordinaria e sinistra lettera che ci è appena arrivata. Grazie, a tra poco.
i segni grafici della violenza legata in maniera caotica a una ideologia. Torniamo in onda alle 11:16 con la seconda parte di Telefono Giallo. Vorrei subito presentarvi gli ospiti che sono qui raccolti intorno al tavolo, cominciando dalla sinistra il giornalista Nin Guarienti, il regista dei filmati che abbiamo visto nella prima parte, Fiore de Rienzo, il collega, altro giornalista dell'Arena di Verona, Gianni Cantù, e poi ancora l'avvocato Guariente Guarienti, che ha rappresentato la parte civile nel primo grado del giudizio di Ludwig, il professor Simone Linguista dell'Università di Roma, il professor Gianenrico Rusconi, Scienze Politiche a Torino, professore, Andrea Barberi, direttore di Brescia Oggi, la dottoressa Rossetti, psicologa della scrittura, e poi dalla parte opposta Giulio Salierno, sociologo, Sabino Acquaviva, sociologo Padova, e infine il professor, no, infine, last but not least, il professor Garavaglia, psichiatra e criminologo. Abbiamo ricevuto nel finale della prima parte un messaggio che è stato affidato alla dottoressa Rossetti, la quale lo ha studiato in questa mezz'ora, ricavandone che cosa? Beh, le mani sono diverse e possiamo vedere delle differenze notevolissime. A quella camera lì. Sì, possiamo vedere delle differenze notevolissime nell'aquila, nella struttura degli spazi, proprio nell'impostazione degli spazi. Sicuramente questa non è, questa ultima lettera arrivata non è stata vergata col solito metodo della sovrapposizione ad un foglio quadrettato, e anche la scansione degli spazi è diversissima. Notiamo ad esempio i margini, il margine di destra di quelle delle lettere che erano arrivate prima è sicuramente più largo di quella invece che di quelle arrivate ora, che addirittura appoggiano quasi sul margine come scrittura. Ancora l'ultima indicazione, il famoso Dio è con noi, è spostato sulla destra rispetto a quelle che arrivavano. Ecco, è messo al posto di una firma, al vero esatto. Posto che avrebbe una firma, esatto, diciamo, laddove sì. Nei messaggi che sappiamo originali, che succede al Dio solitamente, al Got Me Tunes, solitamente al centro, al centro leggermente spostato. Altra cosa, le lettere sono veramente diverse anche proprio come scansione, come struttura e come posizione. Tutti avranno, mi scusi dottoressa, sì. Barberi subito, tutti avranno letto che cosa c'è scritto in questo messaggio: colpiremo ancora tutti gli uomini irrispettosi della legge di Ludwig. Ecco, però viene noto, viene rispettata una cosa, sì. La capo. Esatto. La capo di Ludwig che non rispetta mai la suddivisione sillabica, sì, delle parole italiane. Sì, nelle prime lettere veniva rispettato. Difatti qui c'è, per esempio, nella prima riga, colpiremo ancora tutti gli, finisce con la G, sì, e poi riprende L-I alla riga dopo. Questo coincide. E questo, questo nazismo, coincide. Esatto, anche questo non riuscire ad andare a capo con nazismo. Il nostro potere non ha limiti, onore a Wolfgang Abele, Marco Furlan e Barberi. Voleva dire qualcosa? Sì, se posso un momento. Io ho notato una cosa strana, perché il signore che ha scritto, signore o signora che sia, questo messaggio, ci ha voluto far sapere di conoscere il processo piuttosto bene. Non so perché in qualche modo coinvolto o forse anche soltanto attento lettore di giornali. Lo spiego subito. Nel messaggio c'è la frase: uomini irrispettosi della legge di Ludwig. Nel messaggio di Ludwig numero 4 c'è la frase numero 6: uomini irrispettosi della legge di Ludwig. È la rivendicazione dell'Eros Center. Una riga più avanti c'è scritto: il nostro potere non ha limiti, l'abbiamo già visto. Nel messaggio, questo sì, numero 4, che è quello della rivendicazione del sacerdote ucciso a Trento, trovo scritto: il potere di Ludwig non ha limiti. Cioè è un po' una ricucitura di cose... Queste osservazioni di Barberi le fanno cambiare opinione? No, sono dell'idea che almeno messa a confronto con questa, numero 2, non è la stessa mano. Io chiaramente non ho analizzato tutte le altre, un po' per il tempo, ma... vedo anche da altre il numero. Io voglio fare un appello, siccome il mittente o la mittente di questo messaggio è probabilmente in ascolto del nostro programma,
visto che viene messa in dubbio la sua autenticità, si faccia vivo al telefono 8262. Questa volta il messaggio è specifico per lui. Gianni Cantù. Sì, grazie. Prego. Mi allaccio a quanto dice il collega Barberi, Andrea Barberi, a proposito di richiami letterali ai vecchi messaggi, a quelli storici. Per ricordare che questi messaggi sono tutti riprodotti, tali e quali, nel libro di Caneva, sono a disposizione di tutti in tutte le librerie. E dunque chiunque avrebbe potuto copiare. Chiunque, certo, sì. Scusi un momento. Pronto? Pronto? Sì. Sono Rebonati di Piacenza. Sì. Sono. Io volevo dirle che anche questa trasmissione si infila nel filone delle altre. È il filone di quelle trasmissioni che cercano con delle mistificazioni assurde di danneggiare il mondo della destra. E che in questo momento in cui il leppenismo vi ha fatto saltare tutti gli schemi mentali, in cui l'estrema destra si avvia a una vittoria in tutta Europa, come tutti i dati stanno dando, voi dietro queste trasmissioni che cadono sempre nel momento particolare, vedi servizio sui forni di San Sabba, nella trasmissione di Biagi, prima dell'intervista a Le Pen e a Fini, segretario del Movimento Sociale, Vedi il modo con cui quello sporco beduino di Ferrara assieme a Piumino di Martelli ha trattato se figli, lei, quei quattro se intellettuali lei, da strappare. Lei può dire quello che vuole, nemmeno gli insulti perché sennò la taglio. No, io guardi, lei mi può anche tagliare. No, se lei può dire quello parte d'Italia. No, scusi, è lei veramente notevole. Lei può dire quello che vuole, meno gli insulti. No, io gli insulti non ne do, gli insulti sono stati dati. Concluda quello che vuol dire. Sì, io le dico quello che voglio dire, però se lei per un attimo apre la mente, la toglie dalla notizzazione della RAI in cui lavora, la toglie, e ha visto senz'altro la trasmissione di Ferrara, ha visto, quella dell'altra sera, gli insulti sono stati dati dall'altra parte, si sono sprecati dal repellente allo schifoso, a un vabbè, tipo di vabbè, insomma, politica. Noi stiamo parlando di Ludwig stasera. Sì, io sto parlando di Ludwig. Purtroppo per un'Italia che mi crede molto più maggioritaria di quello che voi, intellettuali e giornalisti, volete far credere, non ha altra voce se non quella di superare i vari filtraggi in questo modo, in questa televisione che è lottizzata da tre partiti, Partito Comunista, Democrazia Cristiana e Partito Socialista, ed è veramente una vergogna per il paese nazionale, ed è veramente... Lei adesso mi può tagliare, lei può pensare quello sì, tra che un vuole, po' che sia un le, pazzo, dico, le confesso che tra un po' la taglierò. Ha perso tanto tempo su una lettera che può aver scritto chiunque, che può aver scritto, ma non può frenare la bocca di chi vuole dire la verità, di chi vuole dire. Va bene, grazie. Le risponde Giulio Salierno, che di estrema destra ha una certa esperienza. Beh, in gioventù, adesso sono, anche se adesso sono alla sua destra. Beh, diciamo subito una cosa che di solito non è comune. Lei che cosa vede in questa telefonata, Salierno, mi scusi? Questa voce no, mi ha fatto un po' pena, perché questo è un uomo che chiaramente soffre. Non c'è dubbio, su questo sono d'accordo con lei. È affogato di collera. Sono d'accordo con lei, però vorrei dire che rispetto al messaggio che è stato ricevuto qui prima, in generale a questo tipo di messaggio, una cosa che non è comune in televisione. Primo, che sono ignobili culturalmente. Secondo, che fanno paura solo agli spaventapasseri. Cioè diciamo brutalmente che il nazismo è morto e che non fa più paura a nessuno. Altre forme di fascismo e nazismo sono possibili, ma non quella che è stata sepolta dalla storia e che nessuno può risollevare dal fango dove è stata gettata. Primo. Rusconi. Ma di colpo siamo entrati nel cuore del problema. Prima c'era dubbio se queste persone o questo gruppo potesse essere in qualche modo qualificato con un termine, chiamiamolo politico storico. In 5 minuti l'abbiamo detto di sì. Io ho ancora i miei dubbi. Certo, il lettore, anzi l'ascoltatore, anzi l'interventore, ha fatto questo salto ed è molto significativo. Però personalmente rimango sempre con i miei dubbi, perché il razzismo storico è un'altra cosa. E se vogliamo interpretare questo segnale come quello che abbiamo visto prima nel filmato, questi improvvisi ritorni di scritte oscene, in senso politico e in senso umano, allora dobbiamo fare un discorso, non accettiamo questa provocazione. La prima cosa da fare è guardiamo bene quello che sta succedendo. E allora, come dire, è forse la cosa che più irrita le persone che vorrebbero subito politicizzare la cosa.
assistiamo in effetti a un ritorno perlomeno di segni razzisti, tradizionali. Assistiamo a un ritorno di sentimenti xenofobi, nostrani, che sono un'altra cosa. Assistiamo in Europa a dei processi di ritorno sentimentale a concetti di patria, di piccolo paese o per dire in termini tecnici di etnocentrismo, che è un'altra cosa. Allora vediamo di... Sono le varie facce del razzismo. Pronto? Buonasera. Signora, io sono buonasera. Una ragazza di Padova e ho conosciuto, anzi conosco tuttora, la sorella di Marco Furlan. Perché sono stata sua compagna universitaria e poi ci ho lavorato assieme. Ho avuto occasione di conoscere anche Marco Furlan e l'impressione che ne ho avuto io è quella di un ragazzo di ideologia di sinistra, diciamo così, laico di sinistra. Allora io mi chiedo, in tutta questa storia abbiamo visto che si è detto che... Mi scuso, sono un po' emozionata. Dica con tranquillità, io stavo preparando intanto, allertando chi può risponderle poi su questa sua osservazione così specifica. Dica pure. Sì, volevo dire, abbiamo visto che Ludwig ha sempre avuto una caratterizzazione di nazismo, un'ideologia così... Parli solo un po' più forte. Sì, una caratterizzazione, un'ideologia vicina al nazismo. Io mi chiedo, si è in qualche maniera cercato di individuare la personalità di Marco Furlan come vista nella società comune, nei compagni di università, nella famiglia, nei rapporti di tutti i giorni? Sì, cioè, io l'ho conosciuto come un ragazzo normalissimo e tra l'altro, appunto come dicevo prima, con un ragazzo di un'ideologia piuttosto laico di sinistra. Mi fa strano sentirlo imputato per questioni che invece sono completamente di Marco diverse. Allora volevo rivolgere, ho visto che là da voi c'era il professor Acquaviva, una domanda. È possibile che una persona che si mostra in qualche maniera nella vita di tutti i giorni con una certa ideologia, con un certo modo di comportamento, poi possa essere portato a un comportamento che è stato definito paranoico con un aspetto completamente opposto? Grazie. Io credo che la risposta gliela debba dare Acquaviva, ma anche Garavaglia. Acquaviva. Beh, se una persona influenzabile possono aversi degli sbalzi politici forti. Chi pensa alla propria adolescenza sa che ha avuto, almeno io, tu, no? A noi abbiamo avuto tutti dei momenti in cui avevamo degli improvvisi sbandamenti, proprio perché la personalità non era completamente formata. Ma io vorrei un momento ritornare sul tema che Salierno ha affrontato, ma secondo me con troppa foga. Cioè, sì, è vero, cambiamo, ma insomma... Io sono d'accordo con... Sì, sì, io non è che non sono d'accordo, dico soltanto che, primo, la destra si è profondamente evoluta e è nata una nuova destra, noi sappiamo, certo, che è una cultura completamente diversa. Secondo, il problema del nazismo è sepolto, ma è sepolto perché la società ha camminato tranquillamente e quindi quando noi parliamo di questi problemi, secondo me, non ci poniamo un problema direttamente politico. Non è un problema politico. Ci sono delle sopravvivenze di una maniera antica di fare politica. È lo stesso se uno dicesse io mi richiamo al Lombardo Veneto. È impressionante che queste sopravvivenze ci siano in dei ragazzi che avevano 20 anni. Sì, ma ci sono questi sottili fili culturali, queste letture che a 20 anni ci sono, che sono un po' così caotiche. Ci sono degli autori che si leggono ancora e che uno può interpretare in una chiave antica o in una chiave moderna. Cioè direi che sì, che è vero, per carità, però sono... Non sì, drammatizziamo. Scusa però, Fabio, però c'è un salto netto di cultura. Negli anni 30 e 40 c'era una cultura che sopportava queste cose. Oggi siamo a livello di subcultura, metterai. Cioè, no, anche perché sì, la collettività dire è completamente... No, ma io mi rivolgevo a quello che è intervenuto prima di destra. Cioè, questo non è un attacco alla destra di oggi che ha delle caratteristiche diverse. Possiamo serenamente rifiutarla sul piano politico. Ma questo non c'entra niente, insomma.
Anche negli anni 30 c'erano le sopravvivenze culturali della fine dell'Ottocento, c'era per esempio l'anarchismo di fine Ottocento, quello bombarolo, no? Erano delle sopravvivenze, perché infatti si è visto che poi quel tipo di anarchismo non c'è più. Quindi, e poi ci sono delle persone con delle personalità disturbate che raccolgono una tradizione culturale morta, e questo è frequente. Garavaglia, a tutti i livelli. Ecco, direi che mi ha anticipato, quasi mi ha rubato il concetto, quando prima in modo molto sintetico ho detto paranoicale, il comportamento è una parola che è un'etichetta, quindi di per sé vuol dire molto poco per chi non è addetto ai lavori e per chi con me rifiuta ogni etichetta. Però certamente, se vogliamo fare dei paragoni grossolani, c'è sempre stato nei vecchi manicomi, quello che diceva di essere Napoleone, ad esempio. Ciò non significa che fosse inserito nell'ideologia napoleonica. Prendeva a prestito determinate figure. Direi che queste persone, chiunque siano, non so se siano Furlan e Abel, di cui ho letto la perizia depositata in prima istanza, escludono un processo psicotico vero e proprio, ci sono delle note di personalità, ma indubbiamente questi due erano due ragazzi quando hanno fatto questi exploit. Quindi credo che scomodare la cultura, la politica in questo caso, è come scomodare la cultura politica per i vecchi malati di medica che dicevano di essere Napoleone. Cioè non sono disinseriti seriamente da un fatto. Così rispondo anche alla domanda che diceva: quando c'è un delitto politico c'è sempre della paranoicalità, e non si può dire, insomma, nella paranoia o comunque situazione delirante è sempre qualcosa che è al di fuori del tempo, è al di fuori, non è inserito in un contesto. Questi sono, come diceva il mio vicino, sono dei residui che sono presi a prestito, ma non sono vissuti, non sono dentro. Del resto mi pare che è un po' la stessa cosa che diceva prima Rusconi, che certo, sono delle appiccate. Sono certamente, delle etichette, certamente, però noi dobbiamo stare attenti anche alle cose nuove, ai fatti nuovi, perché la xenofobia oggi si esprime motivazioni diverse, quello con ragioni diverse. Quello non ha a che fare con tutti, però è un'altra cosa. Ecco. Noi stiamo parlando di questi signori. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda alla signora che c'è alla sua sinistra. La dottoressa Rossetti, psicologa, no, della scrittura. Destra, mi sbaglio. Allora sono io. Sì, ecco. Non è una signora. Allora è un signore, non è una signora. Sì, ho sbagliato. Ah. Wolfgang Abel, ho sentito che ha una personalità abbastanza ambigua, cioè non mi ricordo bene, però se è stata una trasmissione o tramite un giornale. Sì, vada alla domanda. E non si sa bene se non so come spiegarmi. Ci provi, ma sia tranquillo. Cioè, se sia un po' affeminato, no? E questo, come si dice, è un po' in contrasto con quello che vuole fare lui. Cioè, lui avrebbe dovuto incendiare l'Eros, dove ci sono tutti... Cioè, poi... Non si capisce bene, veramente non si capisce bene la domanda, guardi. Ah, l'ha capita il professor Acquaviva. Come era un po' effeminato. Dica, fa parli forte nel microfono. Mi sembra di aver capito che lui dice che, essendo una personalità un po' effeminata, come mai invece andava a combattere l'omosessualità? Esatto. Questo intende dire. Sì. Si può rispondere a questa domanda? Ma non so su quali basi. Dati diagnostici abbiamo sull'effeminatezza di Abel. Così, grosso modo, intervenire, mi sembra che si possa dire... Volevo chiedere intanto se è vero che è un po' effeminato. Appunto, nessuno l'ha mai detto. Barberi, tutti vogliono rispondere. Sì, no, sul fatto volevo rispondere, perché si parla nelle perizie di questo rapporto e bisogna essere chiari, escludendo qualsiasi tipo di rapporto omosessuale fra i due. Certo, anzi, certo. In una delle perizie mi pare di ricordare che si dice hanno avuto la ragazza, hanno la ragazza. Bene. Cioè sono... Allora, diciamo, non c'è, questo è stato messo in chiaro. Cioè, questo la soddisfa come risposta o c'è dell'altro? No, non c'è altro. Grazie molto. Fiore De Rienzo, il regista dei nostri filmati, voleva dire una cosa. No, vi volevo riagganciare a quello che adesso diceva Barberi, appunto alla perizia psichiatrica, che esclude una componente di omosessualità sia in Abel che in Furlan, ma che al tempo stesso
parla di coppia chiusa, che è poi il motivo per cui gli inquirenti, almeno parte degli inquirenti, di quelli che poi hanno giudicato, hanno escluso la possibilità della presenza di un terzo uomo, proprio basandosi quasi esclusivamente su questa perizia psichiatrica. Ora, siccome continuano ad arrivare, e ritorno un attimo al tema della trasmissione, poi Gianni, io mi vorrei rivolgere a questo estensore della pagina arrivata a Ninguarienti, questo sedicente membro di Ludwig, visto che soltanto uno che sostiene, uno che ha comunque la pretesa di conoscere molto bene le vicende di Ludwig, io vorrei chiedergli perché associa ai delitti di Ludwig il caso di Christian Lorandi. Perché questa forma di rivendicazione o di attribuzione di paternità è arrivata a Verona proprio mentre noi stavamo girando, noi di Telefono Giallo, queste ricostruzioni filmate. Perché associa la data della scomparsa di Christian Lorandi, il 28 aprile, con il giorno della fucilazione, di Benito Mussolini. Se ci sono dei motivi, sia più chiaro. È tutto quello che volevo dire. Gianni Cantù voleva intervenire. Sì, ti chiedi perché lui parli, non rivendica niente, no? Perché parli di Christian Lorandi. Ora, vorrei dirti che ho ricevuto decine di messaggi di rivendicazione da parte di un ragazzo che conosciamo benissimo, potrei darti l'indirizzo, il numero di telefono. Rivendicazione di delitti che non c'entrano assolutamente con Ludwig. Posso parlare di altro? Prego. Mi posso riallacciare al discorso del terzo uomo al quale ha accennato all'inizio proprio della trasmissione l'avvocato Guarienti. Vorrei fare una precisazione. L'avvocato Guarienti dice le testimonianze sul terzo uomo non sono attendibili perché vengono tutte a distanza di tempo. Ora questo non mi risulta perché, ad esempio, per quanto riguarda la strage del cinema Eros, 6 morti, poi i feriti, Milano, ci sono delle testimonianze immediate rese al pubblico ministero di Milano, su 3, sempre su 3 uomini. Un'altra cosa, a proposito di questo, non è un messaggio, di questo collage, sì, collage fotomontaggio. Un discorso che faceva lei, Corrado Augias, continuano ad arrivare messaggi attribuibili a Ludwig. Ecco, io non sarei d'accordo sull'attribuibili a Ludwig. Questo sono di stasera? Decisamente apocrifi. Lì siamo in presenza di uno dei tanti sciacalli, anche di questi ne ho decine, arrivati a tutti i giornali, alle agenzie, alla ANSA e anche alla polizia e anche a me. Quello è un caso. Questo è un altro caso riconducibile a una serie. Casi? Questa è la domanda che credo si pongano. Mi dica. Come si spiegano questi casi? Chi è che pesca nel torbido? Questo è un ragazzo paranoico che conosciamo. E questo chi sarà? No. Questo è... Pronto. Buonasera, dottore. Buonasera. Sono un telespettatore di Padova. Io volevo dirle che secondo la mia modesta opinione, secondo me non è da tralasciare la pista italo-austriaca o comunque atto a Tesina. Perché quel signor Abel, che è menzionato in quasi tutti gli omicidi e i tentati omicidi, quelli andati a voto a paese lì della discoteca, non ha capito, è menzionato in qualsiasi caso. Io, secondo la mia modesta opinione, perché guardo sempre la vostra trasmissione perché è molto interessante. Va bene? Prego? Va bene, vado avanti. Ecco, io non tralascerei quella pista perché senz'altro c'è una base qui in Italia amici di questo... Posso interrompere un momento, gentile signore di Padova, perché c'è il professor Acquaviva
che dissente da lei. Perché? Dissento perché la cultura altoatesina è lontanissima, nonostante quello che si crede, dal nazismo. Cioè anche, le forme più nazionaliste che vogliono creare questo Stato libero del Sud Tirolo sono assolutamente non naziste. È una interpretazione che molti di noi danno, ma che non è corretta, perché se noi andiamo a vedere i giornali e i testi che loro pubblicano, noi sappiamo benissimo che sono assolutamente legalitari. Ed è proprio l'unica ragione per cui in Alto Adige, nonostante degli episodi sporadici, non è nato il terrorismo. Perché se ci fosse stata una reale matrice nazista all'interno dei movimenti indipendentisti tirolesi, a quest'ora avremmo un terrorismo radicato che non c'è. Guarienti. Sì, no, vuole... Scusi. Mi rifaccio sempre a tutti gli attentati che ne sono stati fatti tra lì dell'alta tensione. È quella setta che adesso non mi viene il nome comunque. Siano anche ritorsioni verso il popolo italiano. Sì, ma la Heimatbund non è nazista e gli attentati che sono stati fatti, è stato dimostrato, tutte le persone che sono state prese, che non erano in collegamento col gruppo della Heimatbund. La Heimatbund fa capo a Eva Klotz. Eva Klotz notoriamente ha detto, ha scritto e ha ribadito che vogliono seguire la via legalitaria, che vogliono un plebiscito e che nella società italiana di oggi, l'ha dichiarato ufficialmente, non c'è da pensare alla maniera violenta che usavano i terroristi degli anni 60, perché secondo loro la società italiana oggi è profondamente diversa, anche se poi rifiutano di stare in Italia. Questo è un altro momento. Scusi un momento, signora sì. Di Padova, c'è l'avvocato Guarienti che voleva... Io volevo rispondere alla domanda che lei ha fatto a Cantù. Chi manda questi messaggi, perché arrivano? Sì. Io penso che in ogni processo di dimensioni nazionali, come è stato questo, ci siano sempre degli inserimenti di personalità mitomani o fragili o amanti della pubblicità o d'altro, che cercano di far credere di essere un qualcuno nelle vicende per cui è processo. Per esempio, per dirle, Cantù l'avrà ricevuto anche lui, mercoledì non si sapeva che io avrei partecipato alla trasmissione, solo perché ero parte civile nel processo forse. Mi arriva uno dei tanti messaggi che sono dei fogli giganteschi ricavati da computer, che comincia così: scherza coi fanti, ma non lascia stare i santi. E si conclude, per dire l'assurdità e il non dover tenere alcun conto di questi messaggi, in attesa di eventuali prossime note, meditate, gente, meditate, auf Wiederschreiben, riscriveremo sostanzialmente. Cioè, Rusconi. Con un'indicazione, mi scusi, di una serie di date, le attuali, 14 maggio, 15 maggio, 19 maggio ed altro, e riferimenti a santi, San Pasquale, San Torquato, San Pietro da Morrone, San Bernardino, richiami anche a encicliche, quindi un soggetto che evidentemente ha interessi e cultura religiosa molto affazionata. Forse il professor Garavaglia se ne occuperebbe volentieri. La conferma è qui, e la glielo posso dare. Sì, un momento, Rusconi. Che in questo caso la dimensione politica, per quanto aberrante, è sostanzialmente inesistente. Allora il discorso si sposta. Questa può essere una patologia che indica un'altra insofferenza. Io insisto sulla xenofobia, oppure contro gli omosessuali, cioè tutto ciò che è intolleranza per il diverso, per il fastidioso, per ciò che disturba sessualmente, che è ancora antipolitico, impolitico, ma è virtualmente disponibile a una interpretazione e a una riculturazione politica. È questo su cui vorrei insistere. Secondo me questo fenomeno che stiamo studiando appartiene alla patologia, ma potrebbe virtualmente in altro contesto essere... Rusconi, dopo questa risposta a questa telefonata le voglio fare un'obiezione. Pronto? Pronto, il mio nome è Mario, sono membro del Fronte della Gioventù di Cosenza. Dunque, vorrei dire perché vi siete accorti solamente adesso di Ludwig in Italia, quando questi fatti sono accaduti molto tempo fa. Ludwig, io ho parlato con gente molto simpatizzante che voleva iscriversi a questa loggia massonica, diciamo, io ho parlato con questa gente. Questa gente combatte contro diciamo... Questa gente chi, scusa? Gay, contro i drogati, cioè coloro che possono portare AIDS, che no, non hanno il rispetto per gli altri. Io questo volevo dire, e ho parlato con loro e ho detto che così si screditano solamente il fascismo,
in Italia e in tutta Europa, quando, quando invece noi stiamo andando molto avanti e potremo lottare anche con loro per queste cose, soprattutto ci lotteremo con loro. Grazie molte, c'è il Salierno che le risponde volentieri. Sì, ma io credo che... caro camerata Salierno, ciao. Ex camerata, se lo permetti, di 35 anni fa, adesso anche se seduto a destra, però sono chiaramente di estrema sinistra. Cioè, ma riallacciandomi a quello che diceva Rusconi, io su questo sono proprio profondamente convinto, che questo è un sintomo patologico di un fenomeno però più vasto, fisiologico, che nasce in forme nuove. Le telefonate che sono arrivate sono sintomatiche tutte, non c'è dubbio, qui c'è Caravaglia che non può che darmi ragione. Cioè, noi assistiamo a un'ondata diversa di xenofobia in Europa, dovuta alla massiccia immigrazione e ad altri fenomeni, su cui prende pretesto anche da Ludwig. Cioè, colui il quale riceve il messaggio di Ludwig vede nel simbolo un fenomeno che lo collega a problemi attuali, l'AIDS attuale. Nulla a che vedere col passato, però viene vissuto in modo diverso. Questo Caravaglia credo che dal punto di vista tecnico non vi siano dubbi, e dal punto di vista politico il vero problema è questo, cioè le forme nuove che assume questa veste. Quella vecchia è sepolta, la conosciamo, è morta definitivamente, quella nuova invece è un fenomeno reale che sta crescendo. Mi consente magari l'ultimo intervento? Sì, no? Prego. Volevo dire che io sono d'accordissimo con gli ultimi interventi dei vari professori, cioè effettivamente qui in questa vicenda io non ci sento niente di politico sotto il profilo serio, cioè credo che si debba rimanere aderenti alle conclusioni della perizia fatta in primo grado dei professori Balloni e Reggiani, che la Corte d'Assise ha fatto propria. Mi consentano, sono 5-6 righe. Loro giudicano soprattutto l'Abel perché Furlan non si è sottoposto a perizia e viene giudicato seminfermo per il rapporto che aveva, l'induzione che aveva subito dall'Abel. Viene definito, credo che qui si debba circoscrivere eventualmente l'esame della personalità, se si è d'accordo. Schizzo paranoide sviluppatosi in personalità abnorme, contratti isterici e comportamenti anormali e che evidenzia un difetto nel formare relazioni sociali, altro che politica. Carenza di sentimenti verso altri, indifferenza alla critica, necessità di stare soli ed avere pochi o nessun amico, freddezza emotiva, caratteristiche tutte innestatesi in personalità energica, ambiziosa, testarda, consapevole della propria superiorità, con caratteristiche isteriche evidenziate dalla mitomania. E basta, concludeva assenza di sentimenti. Basta per carità. Penso che questo è il fatto specifico, Ludwig, e siamo d'accordissimo. Però su questo fatto di cui stiamo parlando, che è specifico di questa patologia di queste due persone, anche se giuridicamente non del tutto rilevante, tant'è vero che i periti hanno giudicato una semi-infermità e una totale infermità. Abbiamo già detto che il vero psicotico non ha bisogno di compiere delitti, l'abbiamo detto in altre volte. Comunque, invece, però è vero che lievitando sono come dei catalizzatori questi fatti, che hanno una risonanza con una gran cassa Cantù, dicevamo prima, forse troppo grande da parte della stampa, e può slatentizzare quello che Salierno evidenziava, cioè questo serpeggiare di questo nuovo informe modo che non è ancora assunto una dignità culturale, ma che è un'emotività, è un qualche cosa che è pre-culturale e che si sta forse, speriamo no, organizzando. No, direi sarei decisamente... Non siamo mai d'accordo, da vent'anni diciamo. Non sono d'accordo con quello che diceva Salierno, neanche con qui. Perché se viene fuori un razzismo oggi è una cosa completamente diversa, no, come lo è in Francia, ha altre basi culturali e non fa nessun riferimento a simboli del passato e quindi nessun riferimento a questi simboli. Questi non sono simboli per un... Sì, certo, la presenza di africani probabilmente creerà dei problemi, però non saranno certi i vari Ludwig o il Gottmituns. Ma è la mozione dei sentimenti. Né sono simboli. No, non sono i simboli. Non sono neanche simboli. Diventano i sentimenti. Di laurea. Perché un conto è il sintomo patologico. Vi siete imbarcati in una discussione che non avrebbe fine se la lasciassimo continuare. Per cui credo che converrà lasciarla ai vostri saggi, ai vostri trattati, e finirla qui per quanto riguarda il caso di Ludwig, di cui abbiamo cercato di parlare stasera, rimettendo ordine nei fatti e circoscrivendo, mi pare che questo venga unanimemente da molti degli intervenuti, circoscrivendo questi 15 omicidi all'aberrazione di elementi di due
e noi riteniamo più di due, tre probabilmente, autori che hanno scarsa parentela sia con la cultura dalla quale si dicono legati che con le ideologie anche violente, anche sanguinose che circolano nella nostra epoca, razzismo compreso. Telefono giallo la prossima settimana non andrà in onda perché sarà sostituito dall'appuntamento mensile con la solidarietà che va sotto il titolo di Posto Pubblico nel Verde. Torneremo a voi tra due settimane, alla fine del mese 27, con un caso che fece epoca e che fa riflettere, l'omicidio del professor Semerari. A tra 15 giorni, grazie per averci seguito, buonanotte.